Continuare a farmi le domande su MD, ma incazzo. We'll be right back.
contezza. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, ben martedì qui su Twitch. Ciao però ragazzi. È sempre tendente al giallo, però secondo me è il monitor, perché là è diverso. Là si vede un po' meglio, sì, quindi loro ci vedranno un po' meglio. Ciao ragazzi, come state? So. Come state? Grazie Minuted che ti sei abbonato a Twitch, sì, però rinnovato. In effetti è vero. Anche se sei troppo, sempre troppo sparato in faccia. Perché a me mi è arrivata, vedi, sta luce, guarda. È questa, perché sì. Questa che te frega. Spegniamo. Guarda un po'. Vedi. Quella poi potremmo pure bypassarla, tanto c'è un... ma quella però ti arriva, guarda. Posso fare un mix, questa di lato e questa sopra, così almeno c'ho una L bianca. Allora ragazzi, come state? Come andiamo? Come state? A chi tanto caffè? Forza, grande abbiamo promos, settato, c'è pure il promos. Abbiamo settato un po' meglio la camera, fateci sapere se secondo voi si vede meglio, peggio o uguale, perché Kerman ieri siamo stati da Kerman. Ragazzi, chi ci segue su Instagram lo sa, ci ha blastato male. Ho usato la telecamera con un follato, questo non l'hai messo, mi sono sentito una merda. È vero. Ci ha fatto sentire veramente una merda. Sì, è vero. Lui esagerava, non è successo all'atto passati, però noi niente, no, ho preso una fotocamera attaccata, accendi, funziona, si lascia così, non tocca. Grande Leo, come va sto 9-9 che ha montato, Per me è uguale, sei pelato lo stesso, grande Joe. Allora, te ne privi di non rinnovi la Sabba e Sevix? No, che non te ne privi? Non ho capito, Miki. Te ne privi di non rinnovi la sub easy fix e no che non te ne privi. Non ha senso quello che hai scritto. Riscrivilo. Ben pomeriggio, chiamonisti e non. Grande Clevis. Come stai, Clevis? Dagli con la paladia di cartone, questa qua che tu vedi qua. Sì. La scatola di Amazon. Questo ragazzo ci segue da poco. Ci ha portato i pezzi direttamente dalla scatola di Amazon. Ma affronto. È venuto con la scatola. Sì. Mi sembra uguale. Bene, vabbè. Importante che vuol dire che si dà bene pure prima. Allora, benissimo, Steam 9 col dito fingerone magico, ancora meglio. Grande il Tony. Ieri sera, comunque, per chi ci ha seguito un po' sui social, su Instagram, siamo stati da Francesco Kernan dei Profesi fino a luna. Ormai non è più i Profesi, è Profesi, è lui e basta. Profesi Tech by Next Hardware, siamo stati fino a luna e mezza. Era infinita sta cosa, perché se fermavamo a chiacchierare, visto quella, sentito quella. Miki, volevo dire che ho rinnovato, non mi è uscito, quindi non hai rinnovato, Miki. No, se hai rinnovato devi anche condividere quando rinnovi, a meno che non hai rinnovato giorni addietro. Che fate oggi? Montiamo un PC, ci hanno portato i componenti da Amazon e ci ha portato tutta la scatola. È un upgrade. Poi comunque, per chi vuole vedere del materiale extra, per chi ancora non segue su Instagram, so che siete un sacco di storie, se vi sbrigate fate ancora un tempo a vederle. Dove? Su Instagram. Sì, non avete ancora followato. Qui sotto trovate anche il link Instagram, cliccate, se fate punto esclamativo Instagram ci sarà verso il comando, se il bot è intelligente, vi spamma il link di Instagram, potete followare. Nel frattempo noi siamo andati live senza neanche un moderatore. Infatti, comunque c'è sta, vedi? Chi c'è? Ha scritto Instagram. L'ho fatto 5 anni fa. Devi condividere! Grande Robby Ciubamba, grande! Seguici anche su Instagram, direttamente alla pagina EasyFix Roma. Basta andare su Instagram, alla pagina EasyFix Roma, ci trovate, followate, perché vedete le storie che abbiamo fatto ieri nello studio di Kernan. C'è uno studio che è spaziale, bellissimo. Complimenti a lui, gli mandiamo un saluto, non so se ci sta seguendo in questo momento. Ci sono anche io in campana, va bene Giuseppe Visconti, ciao, come stai? In che senso condividere? Che vuol dire in che senso? Quando tu resabbi, ti resabbi di nuovo, dopo ti dà condividi con la chat il tuo anniversario, il tuo mese anniversario, il tuo quello che è. Tu premi condividi, esce un messaggio in chat che se vuoi ci puoi anche aggiungere qualcosa, tipo che ne so, Fabio sei pelato, queste cose che te pare, e fai condividi e viene spammato in chat, viene letto anche dal bot in realtà. Ma che bello quel gilet della Cooler Master, è vero, è bellissimo, è un anno, sì, un annetto. Stasera pole position e 2 secondi in gara, preparate, sta buono Leo, guarda, dopo una certa ora vengo, ti do una scanita, che sta a far campionato su MotoGP, è una cosa lunga, stavo a giocare i punti pesanti. Ma lui c'ha il processore nuovo? Ma io già c'avevo il 9-9, ma vedi se recupera il gap, sta a fare come la Yamaha, praticamente ha aspettato che gli arrivasse il componente nuovo per recuperare sull'elettronica. Sta alla pari almeno. Sì, Stefano poco professionale, perché poco professionale? Però se scrivi Fabio sei shit pelato viene buttato in blacklist. Joe, prova un po' il comando, te l'ho fatto anche qui solo per te. Già l'ha fatto solo per te. Bene ragazzi, vi seguo pure al lavoro sul furgone. Guido senza mani, perché se non ti sei Elkan, sei buono, non ti sei Micio, grande Micio che si abbona. Perché Micio mi parte il... Comunque ragazzi, ci sta, grande, se ne manca uno no, Michi l'ha fatto già prima, l'ha condiviso, ecco, adesso è uscito, vedi. C'è l'hype train ragazzi, c'è l'hype train, possiamo far partire il treno dell'hype, basta fare, ecco, 3 abbonamenti
o comunque 100 bits, 3 ne servono per far partire questo treno. Se ci riusciamo, un attimo bene, non mi capito. Praticamente Twitch ha inserito una cosa nuova carina, che poi è ad obiettivi per sbloccare delle emoticons a tutta la chat. Quindi servono 3 persone che in poco tempo devono sabbare, resabbare, regalare sub o donare almeno 100 bits per far partire questo train. Il train poi parte da solo. Sì, prende in top, in cima alla chat comparirà che il treno sta per partire e ci sono 5 minuti di tempo per fare questa exp. Servono queste 3 cose. Queste 3, che ne so, servono 3 sub. Il primo livello, vai al secondo livello, servono 5 quindi sub. Più vai avanti con, sono 5 step. Più vai avanti con gli step, riesci a superare il primo livello, diciamo, vai al secondo, il terzo. Quando finisce questo tempo, finisce, insomma, c'è il countdown. E vengono distribuite a tutta la chat le emoticons equivalente a quel livello che tu hai raggiunto. Che è carina come cosa. Ok? Che so sti sub. Intanto Armando che appena sente, cioè Armando appena Armandone sente l'odore dell'Asus, Alexa, si manifesta. Si manifesta subito, subito. Alexa, rinnova sub, forza! Subito, che oggi vogliamo far partire sto treno. Non ci siamo mai riusciti perché uscivo da poco questa cosa del train e volevo vedere se ci riuscivamo. Saremmo riusciti. No, se ci riuscivamo. Io sono un fan Asus, top blacklistato 1,54. Sì, fan Asus, però intanto le schermate io ho fatte cambiare tutte. È rimasta solo una di Asus e all'una gli dà problemi. Allora, France, ti spiego, tu affianca al tuo nome hai un loghino che è il loghino EasyFix, ok? Che vuol dire che tu sei sub del canale, sei subscriber, sei sottoscritto al canale. Questo sub probabilmente te l'hanno regalato se tu non sai di che cosa stiamo parlando. Su Twitch, tu al di là che metti il follow per seguire il canale, se hai un account Amazon Prime, quindi puoi utilizzare Twitch Prime per regalare un abbonamento, quindi tu puoi abbonarti in maniera gratuita al canale che più ti piace. Noi parliamo chiaro, questo abbonamento che tu fai a noi ci porta, eccolo, sta arrivando Live Train, grande il Promoschi lo sta facendo partire, ragazzi. Adesso dobbiamo riempire, però hai tempo limitato per ottenere emoticon esclusive. Ciu, ciu. Bisogna che praticamente qualcuno o si sa, 3 ne servono. Ecco, 69%, perché già abbiamo fatto. Ragazzi, ne manca uno per far partire. No, 69%. Livello 1. Devi assegnare 2. Io non so come funziona qua. Qui c'è una freccia. E non l'avevo mai fatto. Micio, vedi, ha contribuito con un abbonamento. Già Steve ha usato 100 bits. Ne manca uno per andare al livello 2. Sblocchiamo, vedi, i vari emoticon. Hype, cliccate sulla freccetta a fianco alla percentuale. Per quanto tempo sono? Cioè 5. No, te lo sblocca. Rimane nel tuo inventario delle emoticons. Per poi sempre. Per sempre. E allora stiamo al 69%. Al 69% ci abbiamo 4 minuti. Uno ne serve. Cheers, ecco, bravo. Pure Leo, se Cheers 100 lì. Se ci mettete qualcosa. 100 Cheers. Sì, sì, perché 100 Cheers conta. Vedi, qui ti dice per completare il livello 1 sono necessari. Eccolo. E dai, fatto il primo livello. Allontanarsi dalla linea. Mind the gap. Grande il Promos. Ma perché c'è pure Cerberus qui che ha fatto qua qualcosa tutto insieme. C'è stato un livello 1 completato. Aspetta, che non è finito. Aspetta, perché abbiamo sfondato il 2 perché Cerberus è andato diretto. No? No, ma è 1. Adesso siamo al 6% del 2. E ti dice per completare il livello 2 sono necessari eventi di supporto combinato per un totale di 4 abbonamenti. Livello, quindi bisogna fare 4 abbonamenti livello 1. Ma pure con Twitch Prime. O ammazza 1800 bit. È la Madosca. Ah, regà, è tosta. Conduttori del. Però abbiamo sbloccato il trenino. Emoticon di livello 2. Ah, queste sono. Ma sono 5 a botta. Sono 5 a botta che te ne sblocca. Ah. Pure a noi ce la sbloccate quindi. Ste emoticon. Istantaneamente. Non lo so. Sbloccate. Sbloccate. Che erano quelli. Non so come. No, forse te le da quando si chiude. Quando si chiude il train, sì. Ma sto hype shit qua cosa serve? Per sbloccare delle emoticons, è una sorta di trenino che chi deve resabbare, chi si vuole sabbare, chi vuole regalare sub, chi vuole donare cheers come ha fatto il Promoz, alla fine aiutano, contribuiscono allo sblocco, c'è la freccetta a fianco alla percentuale, se ci cliccate vi si abbassa, grande aiuto per la strellista, è tanto che non ti vedo, che PC montate? Montiamo un PC che ci ha portato un cliente, dobbiamo fare degli aggiornamenti con questi pezzi che stanno qui dentro, e ci ha portato direttamente, ha acquistato su Amazon e quindi niente, come si fa? Io sto da cellulare per fare cosa?
Puoi regalare bits, poi i cheers sono le pietruzze, vedete dove si scrive, tutto a destra, c'è un login delle emoticons e un login con un triangolino, quelli sono i cheers che si possono acquistare in blocco e poi ne puoi dare quanti ne vuoi, ok? Qui ci sono. Beh, noi stiamo al 6% del livello 2, mancano 3 minuti, non so se ci riusciamo, cioè qui devi sculare che praticamente c'hai degli abbonamenti che uno deve rinnovare, deve fare, quindi in quel caso uno rinnova con la scusa del rinnovo del sub, contribuisce allo sblocco. Io vorrei regalare bits, ma non ho la carta dietro per collegare all'account, capito? Come si fa il comando per vedere quante ore sto a vedere? Devi fare punto esclamativo points. Grande France, grande, siete grandi, sono contento. Comunque France, hai un Amazon Prime account? Ce l'hai? Se ce l'hai poi ti spiego tutto. Oh, eccolo, ecco Leo. Leo 100 bits ci ha fatto salire all'11%. L'11% siamo saliti, raga. Questa è tosta. Perché purtroppo i conduttori dell'hype sono Micio che ha contribuito. E ce ne stanno pochi che rinnovano il sub in questa giornata. Cosa mi permettono di fare i cheers? Nulla, Giuseppe, puoi fare il tifo. Servono per fare il tifo, quindi tu puoi donare i 100 cheers, sono un euro sostanzialmente. Tu li puoi donare in chat, messi come... C'è 100, guarda il telefono ste. Che devo guardare? Io qui mi stanno arrivando un sacco di scritte. Chi è che mi sta a scrivere? Vi stiamo guardando. No, mi ha mandato la foto il Promoz. Guarda come ci sta guardando. Saluta intanto, un bacione a Daniela. Un bacione a Daniela, la mamma Daniela. Guarda che bella questa scena, ragazzi. Guarda che bella questa scena. Questo è il Promoz con il Pargolo che ci sta seguendo in questo momento. È già Steve. Ci sta seguendo, ci ha mandato questa bella immagine che sta facendo vedere al pupo noi. Quindi mandiamo un bacione al piccolo Alan che ancora non ci capisce, non capisce niente di quello che diciamo, però comunque sia cresce bene, ha in mano a un papà molto nerd, quindi comunque verrà su veramente veramente nerd. Ciao Ste, sono Cree10 e il nickname è Cree10, quindi l'avevamo capito. Non è Alan quello di Days, no, è un po' più piccolo di Alan quello di Days. Alan è un po' più grande, grandi. Allora, mancano 50 secondi a questo train. Vabbè, però mo' si chiude, almeno capiamo di che cosa stiamo parlando. Pensavo fosse più grande. Quella è meglio. Ciao Kira. Che vuol dire quella è meglio? Di che cosa stiamo parlando? Bello, mi sono iscritto anche su Twitch oltre su YouTube. Grande Mauri. C'hai un account Amazon Prime? Ti dico subito delle info che non sai, ma oggi inizio a seguirvi da smartphone. Così. Va bene, grande Kira, grande, ben arrivato, ben trovato. Beh, dai, se a quell'età già quella voce farà grandi conquiste. Sì. Guarda la foto, guarda la... Ah, la seconda è meglio, mi dici. La seconda è meglio. Fammi vedere. Te, guardalo. Dai faccia. Senti, ma lo posso far vedere in chat? O tu sai pure te che devo mettere le emoticons su... Beh, non si fa. Oh. Ringrazio. Ah, lo posso far vedere. Eccolo il Promoz con il Pargolo. Aspetta, metta a fuoco. Guarda quanto è bello il piccolo Alan. Guarda, con lo sfondo ci siamo noi. Guarda quanto è bello. Grazie Promoz queste foto. Grazie. Bellissimo comunque. Meno male che non ha ripreso da te. Abbiamo ricevuto finalmente due emoticons. Ah no, stiamo mandando le emoticons. Ah, stanno mandando le emoticons ai sostenitori random. Il grifone, vedi sopra, il piccione brutto, malefico. È terrorizzato dalla pelata di Fabio. Sì, un pochettino, visto, stava un po' così. Vedi che carina sta cosa del train. Basta poco, poi. Basta che due si sabbano perché devono rinnovare. Questa, farla da casa è molto difficile, bisogna farla giusto da qua, che siamo un po' di più. Sì, infatti questa qui mo devi beccare la live di quando tanti sub vanno rinnovati e quindi lo sfrutti. Grazie Promoz, grazie per i cheers, grazie per aver aiutato a far partire il treno, grazie mille pure delle foto. Guarda che belle queste emoticons, sono fighissime. Ma che era bella quella. Sì, quelle sono quelle dei livelli successivi, tipo Luca Sofia, vedi, c'è quella dell'unicorno, queste cose qua, sono quelle dei livelli successivi. Però è molto carina come è un unicorno obeso. Sì, tipo. Vabbè, dopo ho fatti un po' cartonati, figo. Comunque. Comincia a prendere case. Bravo, stavo dicendo, torniamo a bomba. Praticamente questo ragazzo che cosa ha fatto? Ha comprato i pezzi su Amazon per fare un upgrade al suo PC. Che poi un HP Omen. Poi ci ha scoperto a noi, ci ha portato tutti i pezzi dicendo ve lo faccio montare a voi. E quindi i pezzi stanno qui dentro. Praticamente qui dentro abbiamo
ma in realtà lui ha travasato il suo HP Omen dentro questo, quindi alcuni pezzi li ha tenuti e giustamente quelli che non si è tenuto li voleva cambiare. Ok. Anche perché mi ha detto che comunque il suo processore arriva. Ma la mascherina dietro? E questo non so, tanto devi mettere quella. Ah, la scheda madre di cambiare. Ah, quindi noi l'abbiamo da montare. Non c'è perché la scheda madre è quella dell'HP. È quella dell'HP, quindi la mascherina è saldata. L'H115i Pro Corsair andiamo a montare con una 0390 H Gaming Strix. Eccola qua. Strix, diciamo. Perché sì. Beh. Ah, quindi andiamo a fare un bellissimo upgrade, Praticamente sì. Allora, io farmi delle mod. Che ha chiesto se gliele rimettiamo. Questo è un Corsair un 27. Stanno qua. 275R, queste sono le ventole. Facciamolo vedere inside the camera. Dai, mettilo dritto. Vai. Eccolo qua. Ma questo qui lo possiamo mandare anche con quest'altra gamba. Damma a 2. Zoomolo. De più, de meno. Ecco qua. Allora, questo qui è il PC. Dentro lo smonta tutto. Gli devo cambiare la scheda madre. Guarda che scheda madre recuperata dall'Omen. Proportionated come cosa, eh? Ah, questa qui bella plasticozza. No, dietro alluminio, dai. Davanti no. Allora, poi abbiamo sto dissipatore a liquido. E mamma mia, che ventolone. Questa è una ventola alla server. È volante spessa, raga. No, è da te, 3 cm. Mamma mia, enorme. Questo lo fanno per avere più portata. Pensa che cacciare e fanno sta bomba. La bomba, però. Niente, questo evento lo dobbiamo smontare tutto, cioè comunque per quanto riguarda scheda video, dissipatore, scheda madre. Vabbè, lui ha fatto secondo me la classica, diciamo, conversione che si fa in due step, quando parti da un PC preassemblato da centro commerciale e passi all'assemblato classico. Lui prima giustamente ha cambiato i due pezzi che vanno cambiati per forza insieme in questo caso, che sono il case con l'alimentatore. Si è tenuto la scheda video, il processore, ha cambiato anche le RAM, vedo, perché non penso che l'Omen esca con le HyperX. E si è tenuto il raffreddamento al liquido. Poi come secondo step, purtroppo, se trovi una scheda madre compatibile devi fargli scheda madre. Però lui, io poi vabbè, ho dato per scontato che lui ovviamente abbia controllato tutto. Lui ha preso una 0390. Io spero che là sotto ci sia un processore. Non so che processore c'è, Non lo so, speriamo di sì. Spero che ci sia Note 7K, una cosa del genere, sennò stiamo pisciati, Stiamo pisciatissimi. Allora, fammi cominciare. C'è scritto il socket, no? Non c'è scritto niente. Questa è, MS7A61 versione 1.3. Questo c'è scritto sulla scheda madre. Allora, dimmi, secondo te, non leggo più, molto lo dico, aspetta, Scheda video Mandingo, sì, questa qui sì. Questa la chiamano... M7A61. Sì, M7A61. Questa qui la chiamano il 30 lance della XFX. Eccola qua. Non mi esce niente M7A61. Questo è trattino versione 1.3. Questo è. Ok, ti stavo dicendo, fra, dimmi secondo te 2070 Super o 2070 OC? Ormai trovi la Super, a meno che non sbagliarti, che se la Super che prendi è una versione OC, prendi quella ovviamente. Promoz, questa non è di nessuna marca, cioè questo è dell'HP Omen, non so chi gliel'ha fatto. Omen è la linea, diciamo, gaming dell'HP. E montano il loro raffreddente liquido sui loro PC. Esatto. Era Rolls Royce. Ecco, c'è il cucciardone. Grande cucciardone. Mannaggia, hai perso l'hype train di poco. Mannaggia. Quando ci sono queste cose, cazzo. È uno dei primi, sì, è vero. Quando c'è da fare casino. Quando c'è da fare casino, sì. Sta a lavorare, giustamente. Ragazzi, sto pensando di volermi fare un PC da home, da streaming. Quanto verrebbe approssimativo? Non ho budget. Ma ci devi giocare e streamare? Dipende, allora per le richieste di preventivo, se ci scrivi a mail è meglio, così ti possiamo rispondere con un preventivo personalizzato. Almeno un HP non è una scitteria pesata. No, infatti, Nello, sicuramente, però c'è un problema, dobbiamo capire perché lui, io il PC non l'ho proprio tirato fuori, lui me l'ha portato, ha detto, io mentre gioco mi arriva a 90 gradi, dobbiamo capire che c'è di sbagliato, perché a occhio sembra montato bene. Anche perché io immagino che lui abbia preso tutto il blocco, scheda madre, processore, e l'abbia avviato di là senza smontare nulla, quindi in teoria la temperatura che aveva di là doveva essere anche più alta, perché gli HP Omen sono case più piccoli di questo. Allora, perché dice Giuseppe, dice le schede video stanno risalendo di prezzo, ma credo che sia solo una flessione di mercato, credo. Cioè, almeno i prezzi nostri in acquisto sono gli stessi di prima, quindi non so se è cambiato qualcosa. Beh, raga, dai, il dissipatore non è che si può, anche perché questo qui è proprio dell'HP, con questo ci usciva il PC, quindi è uno di quegli Omen Gaming.
quelle però, linee. Smonta prima il dissipatore, cerchiamo di capire che processore è, se ha fatto. Ebbene, tanto la scheda madre l'ho tolta. Ah, ok. Sono arrivato. A questo punto la tolgo del tutto. Ah, rispondi. Che vuol dire solo con ventola in input, Gio? Perché rispondi? Abbiamo risposto, amici. Ecco la lista completa degli audio. Intanto richiesta da Miki. Mamma mia, sto botto quant'è efficiente. Efficientissimo, efficientissimo. Allora, questo lo tolgo. Mi tengo questo per il momento. Una sola ventola e butta dentro, magari non va. Ma guarda, già quelle sono cose che influiscono in realtà a poco. Cioè, non è che un processore ti può arrivare a 90 gradi dentro un case del genere perché hai solo una ventola in immissione. Se tu aggiungi una ventola in immissione ti cambia 1-2 gradi, non pensare che ti cambi di più. A chi t'ha due? Non esiste. Certo, Frank, esiste. Allora, la OC vuol dire semplicemente che è overclockata. Le super, quindi le 2070 più 9, esistono in versione normale OC. Vabbè, di compra un ottimo. Comunque toccava a metà dissipatore, eh? E allora abbiamo scoperto perché, faccia fai vedere. Abbiamo scoperto perché gli scaldava tanto, che non toccava tutto. Guarda il processore com'è. Infatti, questo è perché non fingeronate. Questo è perché non fingeronate. Non fingeronate, e quindi metà processore è stato venta la Hawaii e l'altro stava in Siberia. Cioè c'è un problema grosso, capito? Vediamo che processore è. Allora, questo qui devo dire. No, mi serve il cacciavite piccolo, devo smontare SSD NVMe. Allora, ma non si tratta di essere obiettivi, Giuseppe, io non vendo roba HP, ti dico che per come è fatto è anche carino, cioè poi non so come va, è un 120, ti dice bene Montanotte 7K, dice pensa bene, che gli ha fatto, quanto gli ha fatto male, Notte 7K costruisse ora a metà, a mezzo servizio. Però vedi, non andava manco un thermal throttling, eh? No. Vabbè, Notte 7K non scalda tantissimo, ti dice bene, sì, capito. Ok. Quindi, no, beh, vi posso dire che per arrivare a questo, quello non era montato di fabbrica così. Sicuramente lui nell'occasione del travaso ha detto, ok, metto la pasta termica nuova. Nel mettere la pasta termica nuova è successo questo. Questo, ragazzi, succede quando andate a stringere le viti e non le stringete in modo uniforme. Cioè, se stringi prima tutta una, poi quella a fianco, quella a fianco, quella a fianco, succede quello. Rimane magari un po' d'aria sotto e questa cosa ti porta... Peppe Pal, ben pomeriggio, ben arrivato. Forza Alexa, rinnova sub. Ehi Google, rinnova sub. Ciao Siri, rinnova il sub. Forza. Ragazzi, sei un preassemblato? No, ma era un preassemblato. Era un preassemblato che mano a mano. Questa è classica zucca che mano a mano si trasformerà in cigno. Quindi pezzo, beh, pezzo. Così l'hai messa a posto. Ha fatto diventare un custom. È proprio una. Ma sta rimasta solo la scheda. Che scheda è? No, questa qui c'ha. Questa qui è la 30 Lance XFX. Questa qui è perché è lunga. Sì, che mi ha detto, veramente lui mi ha detto. Questa è una 5700X. Ti posso dire, 5700 Taichi. Lui mi ha detto, gliela voglio rimandare perché gli arriva a 90 gradi. Ma anzi, che ti arriva a 90 e non a 100. Questa sua, ma sono pure lui. Infatti, doveva farci sapere se voleva mettere la 2070. Detto, poi dopo lo sapremo. Ho detto, tanto quella me la puoi dire pure dopo. Tanto certo. Oh, dopo Blacklist dice, vi lascio un sottofondo. Poi come sente una cosa, esce, entra subito e scrive la Rolls Royce Shit X. Che mette in sottofondo ma l'ascolta. Comunque un'altra cosa che mi ha detto, mi ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere. Tu sai che con una scheda del genere che pesa una tonnellata ho fregato Miki. Amici, ancora ci caschi, dai. Vabbè. Dicevo, con una scheda del genere non ti danno l'holder. È male questa cosa, perché quella ha detto mi sta, cioè, se guardi la scheda madre gli sta dissaldando lo slot VCX. Però è pesa, eh. Mi fai una canzone tipo molto California, tipo Nig Style? Per cosa? Poi per ti faccio TikTok, in camera. No, in camera lo faccio vedere. Tipo che canzone. Ma perché? Tipo California. California Alone. È molto Cadillac davanti. Vabbè, allora continuiamo. No, potrei farlo, ce la metto dopo, dammi qua la scheda. Ecco, tieni, vai. Le faccio solo i pezzetti. Vai, 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 vai. Intanto io monto subito il processore, l'SSD ce lo togliamo subito di mezzo. Ma lui deve fare la storia per TikTok, eh. Ma raga, ma Kernan che dice? Niente, ieri sera siamo divertiti, siamo ammazzati di risate, abbiamo fatto l'una e mezza stamattina, era un trauma alzarmi, perché sono tornato a casa, ho messo a dormire circa le due, e oggi per venire a lavorare veramente era... era tosta. Il cofano della Shelby Cobra del 68, esatto, ha detto la N-Word, no vabbè, che c'entra, dai, se usa, cioè scusa, su GTA 5 la dicono di continuo, Daniel. Fammi siccare, fammi così che la testa che ci aiuta. Dai, mi tocca fare. Van, ciao raga, ma dai,
eliminate il VOD. Eliminiamo il VOD. Ma tu dici veramente? Per era pure mezza mischiata, mezza perché ho detto mezzo, mezzo. Ho detto dimmi una canzone così, e c'è ben mazza le N-word, le parole che non si possono dire, te bannano il canale. Veramente? Vabbè, elimineremo il VOD dopo. Nel dubbio, chi se ne fa? Cioè, avete preso gusto questa scheda MDM? Meraviglio, te fame, stai a. Ma mica l'hanno montata noi questa. Ma bello, questa me l'hanno portata, non ci provare proprio, eh. Allora, quanto. Il Promos dice: quanto miglioro se cambio dalla 1060 alla 2060? Beh, parecchio. Restartate la live. No, no, tipo ora. Ma veramente, Ginello? Cioè, ma neanche se sente, l'ho mezza detta ciancicata. Non è che ho detto un insulto a qualcuno. Dai, dopo eliminiamo dopo il VOD, dai, eh? Dopo ci pensiamo. Sì, lo so che sei serio, Nello, però pazienza, cioè, se dovesse succedere che ci bannano il canale per qualche tipo di motivo, e spiegheremo che comunque sia... Vabbè, ma perché devi segnalare, insomma, l'ho detto inerente a una canzone, mica ho detto a una persona. Comunque, dai, dopo vediamo, se succede, pazienza, ragazzi, ci faremo sbannare il canale, poco male, non è niente non l'ho detto a nessuno, quindi non è detto in maniera offensiva, quindi non credo che... Alla scheda video. Non credo che se possa non si possa parlare. Anche perché sennò, però ci dico, il colore di questa scheda è tendente al nero. È tendente al black, non si può dire. Però vabbè, io mi fido di voi, ci credo, però adesso non mi posso mettere a chiudere la live e ristartarla. Comunque è strano, insomma, che una scheda del genere con un papaglione di dissipatore del genere, col dissipatore avanti, dietro, backplate pure laterale, arriva una piotta. Una splotas. Diceva, rispondi al Promos, quanto migliora se cambia da una 1060 a una 2060? Ti cambia come se cambiassi da una 1060 a una 1080, quindi abbastanza. Promos si cambia parecchio. Ancora a 1060, lui c'ha l'8.7, mi sembra, non K, mi pare. E questo una volta era un canale serio, mamma mia, davvero, mo fa le storie su TikTok. Cioè, l'hai pure evidenziato. Ah, vedi? Oh, Ricky, meno male che hai portato un po' di chiarezza. Le N-word si può dire, basta che non sia usata in forma di razzismo o per insulto. Ma perfetto, sì, non era un insulto, ma lo sapete. Chi fa questo tipo di regole lo fa per evitare che ci possano essere insulti razzisti. Se io lo dico a livello di ho insultato una scheda video, non è che ho commesso reato. Esatto. Anche esatto. Perché sennò ci dovrebbe arrestare molto meno nei YouTube recenti. No, no, vabbè, ma comunque dai, mo vediamo se dovesse succedere qualcosa. Spiegheremo, insomma, che siamo innocenti. Non l'ho letto le tue affermazioni, Gio, quindi riformula. Dalla 1070 alla 2070S è parecchio. Parecchio, diciamo, nello stesso ordine. Vabbè, fare sta arrampicata sugli specchi, col passare degli anni si cambiano gusti. Bravo Alessio, bravo. No, è purtroppo quello che ci porta la gente, quindi è il mercato che sta cambiando in tutto il giorno a noi. Ok. Allora, montato l'SSD. Allora, sai che a questo scopo, se tu non ci metti troppo, sono le 3-10, se non ci impieghi troppo, potrei farglielo un full mark per verificare questa cosa. Va bene, io non ci metto tanto. La mia cosa è devo trovare solo le RAM, non so dove andare a finire. Le torte te? Lo so, ma non sono da un mese. Eccole. Allora, vai, tu rispondi un po' di domande rapide, dai, rapida poi, successione. Ragazzi, è abituato a appoggiare, dovevate vedere se era Kernan. Levavi una cosa, ho capito, ragazzi. Allora... Ieri era, non potevi mettere nulla su nulla. No, poi faceva, ok, questo lo monto, no, aspetta, non lo montare, devo fare inquadratura. Dove inquadratura? Aspetta un secondo, fammi sentire l'audio come si sente. Smonta la camera, spegni la camera, spegni la luce, stacca la cosa, esci da casa, fai il giro del palazzo... E per quello ci avevo messo fino all'una e mezza. Mannaggia la miseria. Non dissipa l'SSD. No, non lo dissipiamo. Quindi comunque no. E non perché c'era. Non c'ha l'M2 sotto questa, no? Non c'ha lo slot M2. No, 1 e 2. Ma non c'è lo shield. Questa è la E, questa è Econ. Vabbè, sta calmo, E non è che no, sta questa pegando. È H, questa è H. E H è... H che? Non lo so. Non si può dire. So, qui ci sono le N-word ormai. Che palle. Lo so. Che vuoi fare? Però te danno, te danno un bellissimo fogliettino tutto scritto. Ci mettiamo poi questo. Tu che sei appassionato di fotografia, ci ha smerdato talmente da. Voi registrate i video in auto, ma siete matti? La piantina l'avete portata via. Oh, Kenan tiene più alle piantine che alle persone. Io sono entrato, c'era una scaffalatura con un po' di oggetti poggiati, no? Dissipatori, schede, cose, ci fai test. La sfirza delle piantine, facevo.
Ma che ce l'hai con tutte queste piantine? Ma che collezioni? No, poi gliene ha toccata una. Ferma, questa l'ho presa da com'è? Da Maison du Monde. Cioè, dico, ha pagato una piantina tipo 15 euro. Ma che cazzo ci di fa? Ma la piantina vinta, la piantina... no, questa è fatta bene. Comunque, no, 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 è vero, è vero. C'ha, è il problema, come si dice? Feticismo verso le piantine. Grasse finte. Siete voi indietro. È vero, è vero, è vero. Noi stiamo indietro. Allora, qui solo ce l'ho montato praticamente il DC. Il DC... questo qui, l'H115i. Non si apre più l'applicazione di MD7. Sai dirmi perché questo problema è successo dopo che ho messo la scheda video? Non rispondere di getto. Allora, no, non... le come avessi risposto di getto? Fatte due domande. No, vabbè, però le piantine degli altri non si toccano, ne so qualcosa. Orchi. Vabbè, questo si può leggere. Io almeno le piantine le metto vere. La prossima volta che insieme mi date ragione. La prima volta insieme mi date ragione. Perché? Bisogna vedere Vivine come l'ha detto. Cioè, se tu lo dici a una persona con disabilità, lì è un'offesa. E di conseguenza. No, pure a una persona stessa, anche che fosse battuta, come si usa per dire su GTA 5, no? Surprise! Magari viene vista come un insulto. No? Io alla fine l'ho detto. Grazie, ora ti banno. Ha detto? Grazie. E dai! Mannaggia, ragazzi, che accoppiata CPU GPU consigliereste per un PC solo gaming e niente streaming o content creator con budget sui 3K? Sui 3K fai 2080 e 99. No, metti 2080 Ti 3950X e il resto metti no, tutto ha detto non deve streamare. Ma che te frega, se c'hai 3K butta tutto dentro. Minchia minuzzo! Ma 3K non gliela fai, 2080 Ti stai a 1400. No, 2080 Super. Allora carica con 9K. No, no, 2008... non siamo d'accordo. No, non siamo d'accordo. Perfetto. 2080 Super, ti faccio un preventivo all'impegno. 2080 Super, che stiamo circa sulle 900 euro. 3950X, anzi 3009X, dai, 3009X, siamo altri 600 euro. Ok, scheda madre, che stiamo sulle 250, perché diciamo, 32 giga di RAM, che andiamo a spendere circa 250 euro. Intanto scrivi, prendi appunti. Poi ci mettiamo un alimentatore Accurate Gamer 750-80 Plus Gold Full Modula, che spenderemo un altri 110 euro. Un case bello, tipo che ne so, un H500M, un altri 200 euro. SSD NVMe 1500 GB, magari un Black, un Samsung, sì, questo sbrigati, è digitale. E spendiamo comunque un altri 120 euro circa. Ok, disco, un altro SSD da 1 tera per lo storage, altri 120, però su interfaccia SATA. Montiamo il tutto e che viene fuori? Una bomba sui 3K, no, zio. Invece sui 3K, se devi solo giocare da retazione, bella radio, Steve, metti 99, bella promoz, bella promo, metti 99K e te c'esce a 2080 Ti, perché le schede madri costano meno, perché il 99K costa meno, quindi vai così, dammele. Sì, però il 99K costa come il 39X. A prestazione secca sul gaming stai meglio, sì, come ho detto vero, io. Cioè, 2080 Ti 99K. Quello è vero, però un processore che è uscito adesso contro un processore che è uscito da un anno. Ma ti ha specificato sì, solo ma è un processore per che è uscito da un anno. Ti ha specificato solo. Scusami, io mi compro il 99K oggi, fra 3 mesi, fra 4 mesi sì. Mi esce il 10.009K, mi rode il chiccherone. Allora che faccio? Capisci? Compro un processore più nuovo solo per dire che è più nuovo, ma mi va meno di quanto avrei potuto spendere. Ah, no, guarda, 70 gaming te va 4-5 fps no, meno. No, perché i soldi che tu risparmi non li risparmi, costano uguali. No, perché col 39X devi mettere una scheda madre da almeno 3 piotte. Eh beh, benissimo. Perché sul 99K monti una S. No, puoi mettere anche da 2,20, 2,30. Che sta a 70 euro, sta a 3K, sta a spendere, sta a pensare a 70 euro. 70 là, 100 sul processore e ci fai sci quasi la differenza tra le schede video, scusa. Non sono d'accordo. Io non sono d'accordo, mi oppongo. Vabbè, mandami una mail e te faccio il preventivo, per questo. Va bene, poi mandami pure a me, te lo faccio pure io. Sarebbe figo però. Come no? Ci Stefano pure... punto pesco solito chiocciola easyfix.it. Ci metto pure il ribetto. Poi lo mandi sopra. A me Fabio.litillo chiocciola easyfix.it. Ti rispondiamo ognuno senza leggere l'altro e poi tu decidi. Ci metto il rebate sopra, ti giuro. Ti giuro, se la vendo voglio il 2% sulla vendita, sul totale. No, non ce sei. Non hai studiato. Non ho studiato, mo te faccio vedere. Stai diventando un fanboy da MD pure. Ma no, io sto con la realtà dei fatti, Allora, puliamo il disco. Non è adatto, perché non è che non è adatto, però puoi spendere meno ottenendo lo stesso risultato. Grande, dopo tanto tempo, torna One Guy Orchestra. Grande, bentornato, grazie per aver rinnovato il sub per il sesto mese. E spamma a Kit a due caffè, dai, grande. Grazie anche a quel fattore di Teo. Un attimo, mi prendi la Silver Fives? Anzi, vuol dire che va, N-Word, Silver Fives, oh, vuol dire... No, che ne so. D'accordo con Stefano, non ha senso comprare un socket a fine ciclovita.
Ok, andiamo a fingeronare, ragazzi. Forza col fingerone. Potete spammare il fingerone. Forza il fingerone. Dai, voglio vedere a quanto arriva sto scatto. E mo, mettiamo qua subito. Dai, forza il fingerone. Bam, 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 bam. Fingerone, 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 fingerone. Ogni volta bisogna ma manca a Sanremo. Sanremo, ho sentito la cosa. Mettono lì da pavone. Ah no, N-word se lo dice. Bam. Allora, forza, forza e coraggio. Fingerone time. Andiamo a fingeronare questa bellissima 0390H Strix Gaming As Words. Pensa se entra Toddo adesso. Te metta a piangere. Ma Toddo su Twitch non te guarda. No, Toddo no. Toddo su Twitch è solo pro player, guarda. Ma è una Talex che poverata. Che è quella cosa che hai fatto, Talex? Che? Ti rendi conto? Talex. Talex deve sempre riconoscere, Talex. A quel punto se non ce l'hai non lo usare. No, no, va bene, dai, va bene, va bene, va bene. Va bene, si fa quel che si può, come si dice, eh? In vino veritas, giusto? Ma lo so, semplicemente io. Tanto qui, alla fine, loro con Socket ci fanno 74 generazioni. Sta pastermica si vede che ha viaggiato in moto con te stamattina, eh? È fredda? Abbiamo un problema di spalmaggio. Il mio dito la sta assimilando, sai, quindi pure se la a casa sta mia, comunque... È fredda da morire. Infatti sto arrancando un pochettino. Devi perché... spingere di no, più. No, è perché sto cercando di... E loro tanto continuano. Allora, più ci metti, più fingerano. Cioè, ma è bello, sto momento devono soffrire bello, con te, giusto? Sto momento è bello. Ecco, adesso gli diamo una mappatina. Dovevate vedere la faccia di sera Stefano De Kernan quando gli ha dato il dissipatore. Ci ha fatto la bastardata. Non lo dico, eh? No, non lo dico. Però ci ha fatto una bastardata. Eccolo qua. Oh, fingeronato come si deve. Ciao Luca, come stai? Eccoci qua, eccoci qua. Oh, 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 oh. Giulio Bagna, grazie per il follow. Bene. Dov'è? Dissipatore ad aria da 6 kg? No. È a livido, oh, ecco. Dissipatore a livido. Corsair H115i. Diciamo Pro. Che... veramente questo è inversamente proporzionale ai dip cool. Sì. I dip cool sono così alti. Sì, esatto. Questo esatto. È troppo basso, secondo me. Grande minchia Minuzzo, che si abbona! Dove c'è la pompa questa? Questo c'è la pompa di Pokémon. Sì, c'è l'antegrada là dentro. Quella di Pokémon. No, no, cammina... dentro come fai? No, è che... funziona bene. Tu dici, eh? Io ce l'ho da 3 anni, ancora va. Grande minchia Minuzzo, che si abbona a Twitch Prime! Dai, che poi non può riparti l'hype train perché può ripartire solo dopo 2 ore. Se no, da mo' era ripartito. Parecchi si sono rinnovati. Adesso do uno stacce questi qua perché arriviamo a livello 4. Lo so, toccava dire. Ah, già. Oh, rispondi, che cosa? Dissi, no, ok. Ok, ok. Del Corsair IQ RGB. Ma IQ è la linea di prodotto. A cosa ti riferisci tu? Al software proprio? Allora, la cosa che ti posso dire io di Corsair che non condivido è la stessa cosa di NZXT. Loro hanno preso una via per la quale se fai qualcosa con Corsair devi fare tutto con Corsair. Che da una parte a livello marketing te lo giustifico perché loro sanno bene che Corsair e NZXT sono forse tra i marchi più fanboyizzati, cioè quelli con più fanboy. Perché sì, se compri Razzer, un prodotto sì. Corsair comunque fai tutto Corsair. E se parti col case NZXT faccio tutto NZXT perché... non poi si sa perché non c'è un motivo reale. Non c'è un motivo reale. Loro sta cosa la sanno e se ne fanno gioco. Dicono: io ti faccio l'attacco mio, devi comprare tutta roba mia col mio software e ti attacchi al cavolo. Perché sostanzialmente NZXT lo possiamo dire anche se la vendiamo. Però ti posso dire NZXT un po' ti frega. Perché sostanzialmente ti obbliga a comprare il loro controller. Sì. Che è una cosa, secondo me, nel 2020 è non lo so, è. Se tutti gli altri brand riescono a fare una cosa senza controller, perché tu mi obbligi ad avere il tuo? Perché c'hai l'attacco tuo? E tu continui con quella strada, costringi la gente con quella strada, secondo me è sbagliato. Perché oggi con una presetta semplice, con 4 pin, addressable RGB, tutti gli altri produttori, Cooler Master, Antec, lo fanno integrato con la scheda madre. Tu no, ce l'hai avere software tuo, controller tuo, l'attacco tuo. A me personalmente mi sa di chip. Quando invece poi in realtà non lo è perché loro lo fanno per monetizzare. Però finché la gente li compra... Ce lo mette ste ventole su sto dissipatore? No, vabbè, ti ricordi il 5... Queste ce lo mette? Lui ha chiesto di rimettere quelle... Ma perché su sto dissipatore non te le danno le ventole? Ma queste qui sono da 120, ci vanno, no, da 140. Lui ti dà le ventole sue, queste sono per il case, per rimetterle sul case. Tu mi dai le ventole sue. Certo.
Dicevo, ti ricordi quel PC che abbiamo montato col Corsair, tutto Corsair, alla fine non si chiudeva? Cioè, sì, quella roba che ti dà Corsair stessa, tutti i vari sdoppiatori, adattatori che dovevi mettere per forza. Ragazzo, ha detto, non riesco a far chiudere il coprimagagne dietro, non era chiudibile. Cioè, fisicamente non c'entrava. Sì, cioè, alla fine poi... Lo lascia a mezzo aperto. È una cosa che te fa rotto, una volta che hai speso tanti soldi per un brand, voglio un lavoro perfetto, pagavo di più. Mi sembra anche giusto, no? Eccoci qua di nuovo con il cake. Ma che sigaretti? L'ho visto, Michi. Ma sigaretti, ma che so? Ma che cos'è questa cosa? Questo è che se giustamente ha smontato l'altro PC, se è tenuto dei pezzetti. Immagino il mio case dell'ICFix. Guarda, il tuo case dell'ICFix sarebbe innanzitutto senza vani da 3.5, o comunque sarebbero venduti separatamente. Mobbo ICFix. Ergaina, ciao a te. Ma questo che cos'è? È un sensore su una ROG 390 Gaming 96K, tutto montato su Evolve X, il dissipatore 115 platino impostato a zero, praticamente non si attacca quasi mai, in Black non supera 38, grazie alla vostra recensione. Oh, meno male, vedi, siamo contenti che quello che facciamo sia utile. Male però perché non hai comprato queste cose da noi, Robby. Io di Corsair compro solo memoria tastiera, mouse e alimentatore. Non è male come scelta, perché le memorie sono ottime. Tastiere e mouse ti posso dire anche, gli alimentatori pure, perché i fasti sono la maggior parte, quindi diciamo che caschi bene. Yes. Beh, io sto cercando di staccare. Il mio prossimo che sarà la Eli O11R, riguardando il vostro, io più volte me ne sono innamorato. Valuta pure Mixilo se vuoi spendere meno il P120 di Antec. L'hai visto pure sicuramente sul nostro canale. Potete darmi un consiglio? A giugno devo spendere 1.800, scaramale 0,90, Outmass, alimento 1.800, secondo me a occhio non ce la fai, quello che è scritto. Ok, ho staccato un paio di pezzi. CPU MRX 570 8 giga. Ah, ok, perché cambi a 2.80. Vorrei giocare a fare un po' di stream, datemi consigli. E che consiglio vuoi? L'hai fatta la configurazione Attila? Mobo EasyFix, sì, beh, ti posso dire, la nostra scheda madre avrebbe almeno 180 attacchi ARGB per evitare di usare cavetti e sdoppiatori vari. E VRAM naturalmente non dissipati. VRAM, ma no, ma senza VRAM proprio. Senza VRAM. È corrente diretta. Così diretta che la mano, sì, a 220. Sì, sì. Arrivo di squagliare, quando accendi devi fare fiamme. Deve essere, se non l'overclocking non parte. Questo lo taglia perché l'accensione sta in basso su sta scheda. Talix, ci abbiamo pensato, lo sai che c'è, noi avremmo la conoscenza tecnica. Ti posso dire che se io e Stefano ci sedessimo a un tavolino col il proprietario di una fabbrica cinese e gli dicessimo, allora vogliamo un case fatto così così così, deve avere questo, faremmo il case perfetto. Cioè avresti un case perfetto tra estetica, areazione, costo e tutto quanto. Il problema è che quando vai a fare queste cose la fabbrica ti viene, me ne devi ordinare un container, sono circa 330 case, tu capisci? Che noi per farli secchi ci impiegheremo 2 anni. Se ci dice bene. Al di là del fatto che poi da Genova qui non so come. Lascia perdere. Comunque, anche ammesso che mi affitto un capannone, per farli secchi ci metteremo 2 anni. Tra 2 anni, il prodotto progettato adesso, prodotto tra 2 mesi che tu c'hai tra 4, è vecchio. Eh sì. Questa è la verità. Eh sì. Questi case Corsair completamente chiusi davanti dovrebbero essere illegali. Ma in realtà c'ha una feritoia laterale. Sì, è questa qua. Vai, ci siamo, vai con le domande. Forza le domande che oggi Fabio è un fire oggi, ragazzi. Un'informazione, dato che ho visto che voi vendete Antec, volevo sapere se avete informazioni su che prezzo si può trovare il P82 Flow. Ma che cos'è il P82 Flow? O è una cosa totalmente nuova, perché non l'ho manco mai sentito. È il case che ha visto in presentazione. Dove l'hai visto ancora sta case? Fabio, dimmi qualcosa. Sì, avevo preso... L'ultimo che ha detto così era quando fu The Striker Axel, non mi ricordo chi è stato, alla fine me lo so comprato. Sì, avevo in considerazione anche quello, peccato però che sul frontale non si possa montare nessuna vent. No, ti posso dire no, però è uscito proprio l'altro ieri un video che abbiamo fatto sull'airflow di quel case e ti fa vedere le temperature, per quello ti dico valutalo, perché anche se non ha ventola in immissione, l'immissione di quel case si fa da sotto. Quindi se non lo metterai per terra ma lo metterai sul tavolo, io ti consiglio di prenderlo perché comunque non tirerebbe dentro polvere. Intendevo farne uno custom fatto da voi. No, Talex, quello diceva, non è che possiamo forgiare il metallo, non è che facciamo i fabbri. Mo senti, sting, sting. Sto forgiando. Ma sicuramente sarebbe innovativo, Kira, però il problema è... È una cosa che ammortizzi troppo sul lungo periodo. Ci
ci può stare un H5. Sì, anche se anche il vecchio, mica, io non lo metterei, mettere l'H500M se ti piace quella linea là. Anche perché mischiare ARGB e RGB, come avrai visto dai nostri tutorial, c'è un video che abbiamo fatto verso agosto, cercalo, cerca su YouTube ARGB e RGB, lì spieghiamo un po' tutto, lì ti facciamo vedere cosa succede se tu mixi componentistica RGB e ARGB. Ho visto che qualcuno ha fatto un case con lo shield sul top del case, ok, quindi c'è la scheda madre praticamente né in verticale né in orizzontale, ce l'ha appesa, potrebbe essere innovativo, bisogna vedere, certo le prese in alto, comunque come lo metti, se vedono i cavi, questa è la cosa brutta. H500P è un, sì, è un case meraviglioso, però è pure datato, Giuseppe. Cioè, ormai è andato, no? Io ho un AF Cooler Master che mi consegna l'AFX. Beh, l'AFX ormai è vecchiotto. Se vuoi rinfrescarlo, vai di H500M, che poi è il suo successore dopo l'H500P. Sì, è un case nuovo, uscito da poco sul sito dell'Antec. È molto interessante e comodo per me, in quanto ha gli attacchi delle porte USB frontali a fianco del pannello vetrato. Strano, perché noi di solito ci mandano sempre qualche foto prima, invece non ci è arrivato niente, Fabio, però me lo vado a vedere, comunque mi informo. Non vanno i comandi, perché non vanno i comandi? Che comandi? Che comandi? Dimmi, dici. Fatto stacca, il bot è attaccato, quindi dovrebbe, se non l'ha preso, rifallo. Non l'ha preso, può darsi. C700M è un bel case, costa, non svario, forse anche troppo per quello che ti dà, perché è unico nel suo genere, quindi... Un case recente, massimo 150 euro. Mi dovresti dire... La roba che vuoi metterci dentro è quella che hai detto prima? 150 euro è una bella fascia di prezzo. Che dici tu, Ste? 150? 150 ce ne stanno tanti. C'è il DA 601. No, il 601 costa. Costa di meno? 90 euro. Ah, di meno? Come se lo davo solo nei 100. Lo stiamo vendendo sul sito 83. Ok, sui 150 euro. 150 è una bella cifretta, E vai su NZXT. Valuta il Meshify C. 125 euro. Ci arrivano tra oggi e domani. Che va sempre bene. Ma il cavo Aio Pump dove lo nascondete? Chiede Daniel. Lo incastriamo magari tra il water block e le RAM, se non ci riusciamo, perché purtroppo in questo della corsaire partono tutti da questo punto, però se noi mandiamo tutto qui su. Intanto Dovakin, sì, grazie per il follow, e ci dice finalmente qualcuno su Twitch porta roba seria. Sono 2 anni che la portiamo, anche su YouTube, Dovakin. Sì, follow a tutto, che noi facciamo live il martedì e il venerdì, se ti piacciono i PC, guarda, proprio PC a go-go. Poi su Twitch giochiamo anche, quindi si passa il tempo. Ma quello lo fanno tutti, questo che stai facendo tu adesso non lo fa nessuno. Fractal Design, sì, Gestra, proprio Fractal, diciamo, Meshify. Vi ricordate lo stagger, ce l'ho ancora? Sì, il primo. Primo era stato innovativo, come fu innovativo l'Armor di Thermaltake all'epoca. Però è vero pure che all'epoca non c'era tanta scelta. La Iopump, che poi sull'Asus se la mettono dove Giuseppe, ci va. Sono scelti. Per me ormai un case che non ha l'addressable RGB e costa 150 euro è obsoleto, te lo posso dire. Poi sono gusti. Cioè oggi comprarlo secondo me non c'ha senso. Se l'hai comprato un paio d'anni fa, te lo tieni, non è che compri H500M. Però comprarlo adesso è proprio uno spreco. Ma per un PC da lavoro, programmi di progettazione strutturale e modellazione 3D intorno a 1500-1600 si può fare qualcosa? Certo, anche con meno, Fabio. Se tu ci scrivi un'email a info@sfx.it, comunque trovi, vabbè, tutti i contatti, la grafica qua sotto ne è piena, ci scrivi e ti facciamo un preventivo. Grande, vi seguo subito. Bravo, Dovakin. E poi Dovakin viene da Skyrim, quindi... Capisci? Non so già, un cazzo che dire. La musica di Skyrim. Però se è chiamato così vuol dire che è uno che ne sa. È uno che nel 2011 stava a cannone. L'11-11-11 stava davanti al PC, esatto. Aspettava il day one. Grande Dovakin, grande. Mi piaci così. Ecco. Perché è stato sospeso perché, dal bot? Perché il bot ti fa capire chi... No, perché quella... Ah, giusto, bella idea. Spot per noi, Doc. Bravo. Ma... Ma la chiamata! Penso che mo si è beccato lui. È poraccio. Fabio, top cantante, saremo in comi. Candy la Stefano. Sì, facciamo cantare questa. Io sono stato il primo possessore di un Thermaltake Armor VS 8000. All'epoca costavano pure tanto, Che all'epoca erano case proprio costosi. 680X non ce l'ho avuto dalle mani, Fangundo Brother, quindi non ti so dire.
Chi è che si è beccato lo spot? Spot per noi. E se l'hai chiamato Doc. Doc, tu l'hai beccato? Visto che tu sei chiamato. Che poi Doc, vedi, eppure non essendo. Questo comunque. Non essendo primizzato. Questo comunque lo metto sul frontale, L'ha fatto una domanda. Lo metto sul frontale per forza? Vedete, ragazzi? Perché va sul frontale? Perché questo case qua è un po' di vecchia concezione. Con un dissipatore da 2,80 abbiamo il problema delle RAM. La ventola qui non ci va e non può venire più a noi, non può venire più di qua perché sta già abbattuta. Quindi la ventola va da sé che non ci va e se ce la metti qui è da smadonnamento progressivo proprio. Quindi lo metteremo davanti in immissione, quindi il radiatore appoggiato con ventole in pull perché aspireranno che già stanno dentro le ventole e poi sopra e dietro metteremo l'estrazione con le ventole che lui ci ha portato. Sta già abbattuta, esatto, tutta la parola abbattuta, abbattuta. Allora, quindi detto questo, peccato perché mi ha rovinato tutti i plane perché stavo messo già bene. Spot beccato, bene Cerberus. Spot aiuta, aiuta voi quando lo beccate, dite, vabbè, sto sostenendo il canale, gli sto dando 0,001 centesimo. Cavolo che si leva questa placchetta frontale, questa mi toccherà dargli una tirata di quelle storiche. Eccola qua la velina e le veline e poi andiamo a mettere, leviamo questa. Spot è bypassato, altro che controllare adesso. Davvero è passato il pubblicità? No, la pubblicità dell'HPO me ne ha beccato. Ma se metti le ventole sul top in immissione, tu dici vuoi fare un airflow rovesciato? Ma non cambia molto in realtà, Non so, poi l'aria calda a me, col fatto che l'aria calda sale, sale ma non fa male. Qui sopra non mi va di rispingere verso il basso per far uscire davanti, preferisco che davanti viene immessa. E da sola se ne va, anche dietro se ne va, Con la sub come becchi lo spot? No, non lo dovresti beccare, poi ogni tanto comunque si becca uguale. Caffettino Cerberus! Sì, la differenza è minima, arriva solo se vuoi una GPU fresca o una GPU più fresca, insomma. Senti, ragazzi, di sto passo, visto che c'ha comunque una scheda che de base fa 95 gradi, io metterei questo in immissione e l'aria calda va verso su. Perché sennò qui ci sarà... C'è presente Freezer e Goku quando lanciano l'onda energetica e si scontra a metà? Ok, tu immagini l'aria fresca che scende, la scheda video che fa... E rimarrà tutto così, capito? E questo davanti che proverà a ciucciare per sputare fuori, ma non ce la fa perché lo scontro lì diventa bello, Niente, lo mette davanti, sai com'è? Per forza? Non ce va? No, questa è la concezione di Nino Frassica dell'epoca, capito? Dei film quelli che facevano un po' una volta. Qui ci metti solo qualcosa che è piatto 2 cm, non puoi andare di 4 cm. Perché non è spostato? No, non si può spostare, questo è da 2,80. Ah, è da 2,80. Il 115 è da 2,80, quindi ventola da 14, quindi neanche a dire che lo tieni più qua. No, ma non ce va sopra, cioè nel senso io i buchi da 14 li vedo. Sì, li vedi, non ce lo puoi mettere. Lo sai perché? Tu no, metti... non è vero, non c'è stanno. No, no, a parte non ci puoi mettere per le cose, ma qui non c'è spazio, tu metti il radiatore, arrivi qua. Sbatte, ok, a posto. E quindi va davanti. Sopra ci mette meglio. E regolare, zio, andiamo così. Togli una mano, zio. Spiega semplicemente Dai. Io un attimino come si fa lì, che stava chiedendo delle ventole per un buon airflow, vai. Me ne sono perso. Vai. Poi tempo, se mettono le ventole per un buon airflow, ragazzi... La cosa migliore che potete fare sono ventole con la stessa pressione, quindi stessa quantità d'aria spostata, così non vi sbagliate. Stessa quantità in entrata, stessa quantità in uscita. Grande Rinuzzo Banfi! Questa è la situazione doc. Poi ovviamente se avete due in entrata e una in uscita, bene uguale, l'importante è che non fare tutta in entrata o tutta in uscita, come poi qualcuno suggerì all'epoca, non è il caso. Esatto. Non avevo usato. Non a caso, parli di Neofrassica, si scrive Lino Banfi. Esatto. Ti spiego, Dovakin. Lo sai perché ti secca il bot? Perché quell'emoticons è stata scritta in caps. Quindi l'emoticon stessa che ha il codice di come viene spammata, tipo ci sarà scritto LUL. LUL è scritto in caps. Quindi il bot legge il caps, si fa girare il chicherones e ti secca il messaggio. Per quello, Non mettere l'emoticons, vedrai che non ti secca. Bot comunque mi doveva una striata, Sì, no, comunque è troppo così severo, peggio del polli, esagerato. Allora, sono dissipati i VRM di questa mob? Sì, questi qui sì, questi sì.
Porca miseria, grande Nello, grande! Guarda che mi ha detto. Al contrario, evento, le ste. Stava a montare al contrario. Stava a fa push invece che pull. Mamma mia, comunque sono attentissimi, eh. Meno male, ma meno male che mi danno una. Che poi guarda che inquadratura brutta, però se ne è accorto dalle stecchette. Guarda che Nello è top di gamma. Ecco giù da Nello. Nello sì. Oh, è peggio di Fabio sto botto. Davvero. 3009X 660 super. Mi fai un riepilogo blacklist, Gio, per cortesia. Troppo sbilanciato. No, però il 39X, cioè, inizialmente sì, è un po' sbilanciato, ma in realtà recuperi successivamente quando cambierai la scheda video. Più avanti, magari. Grazie, grazie Nello che mi hai risparmiato sostanzialmente di svitare di nuovo tutte e due le ventole. Perché sei di questo avviso? Cioè, non è più così. Cioè, questa cosa che tu dici poteva essere vera 6-7 anni fa, adesso no, non è assolutamente così, ragazzi. Anzi, adesso ti posso dire il contrario, Jester, sai? Sta quasi perdendo senso fare il custom loop. Ma perché il bot tiene track della blacklist? Non ho capito. No? No. Che vuol dire apri il bot? Quello era solo un messaggio che tu fai, il bot non è che tracca... Ah, gli aglio per la scheda video stiamo parlando. No, 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 per la scheda video lascia perdere. No, no, scusa, scusa. Allora ho letto male io, Gesta. Mi ero perso sul discorso GPU. No, allora se hai una GPU e vuoi dissipare al libido, lascia perdere. Per me cambia scheda video. Però ti dico, visto che hai tirato fuori questo discorso di aglio, ti dico, ultimamente sto notando che secondo me sta perdendo senso quasi il custom. No, invece, perché... No, perché per il costo che ha... Per il costo che ha... Ti posso dire una cosa, secondo me... Ha perso senso il custom se ci dissipi solo il processore. Sì, capito. Se fai il custom, allora no, no, se lo fai completo ci posso stare. Cioè, è normale che completo ancora... Completo fai una cosa che non puoi fare senza farlo completo. Sì, 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 no, completo di tutto sì, ma solo per la CPU. Dicevi, guarda, con l'AIO sto a, che ne so, a 60 gradi, col custom vado a 50. No, lo fai o per motivi estetici. O per motivi... Però appunto sta perdendo un po' di senso questa cosa del custom. E lo fai solo ormai prettamente per motivi estetici. Ma perché comunque CPU. Stanno cominciando a montare pompe buone e radiatori buoni pure sugli Uni One. Sì, esatto. Cioè, poi sono al lavoro, la lista è a casa. Gio, ma che fai, Gio? Ma la lista deve essere in cloud. È in cloud. Grande dato, ben pomeriggio, ben arrivato. Blackis, 8 mesi con noi, Blackis. Ma oggi che state, è un fight. Perché se abbiamo beccato il momento dello scadimento. È uno scadimento, Sì, lo so, dovrei alzarla la gamma, ma faccio capolino, va bene uguale. Così tanto, mi risola la pelata. E tanto mi risola, sembra il fungo di Mario quando cammina, che hai visto quello che scivola? Tipo la goccia quella. Guarda. Ma però sei te che te li chiami, Ho capito, ma io c'è scherzo su, ma che devo fare? Non ho mai avuto i capelli, non so da manco com'è averli. No, non te perdi niente. Da quando sei in live, Da circa un'oretta, me lo sbrigà. Sì, sì, dai, che voglio squagliare la scatola. Ecco, ho fatto. Queste te le posso mettere io, una mano. Ma mo mi dai fastidio. Ma non te do fastidio, perché io faccio in questo modo. Sì, non te l'ho mai fastidio, dai. Mettere tutte e due sopra queste, non mettere dietro. Perché no, c'è una bellissima APIR qua da montare. Ah, c'è l'APIR. No, che è questa? No, AVC, prego, AVC. Hydraulic Bearing, questa qui è da serie. Hydraulic Bearing. Questa qui è aggiudicata al pallozzo che c'è al centro così grosso e le pale così corte. Questa qui quando gira farà 4.700. Dal pallozzo, ragazzi. Mi servono altre 4 ventole, 4 viti per ventole, grazie. Ma quelle. Quelle di rimediare non ce l'hanno no, date. No. Non ce l'hanno date. Poi mi ha fregato pure il cacciavite. Cioè, io poi dice ho fastidio un po' sta vita. Bene, Leonardo. Bravo, e piede pure i viti, va. Allora, sempre per l'appine. Non offendete i pelati per bannano. Oh, ho capito, veramente. Non sei di caso, però. Andiamo, no. Allora, vai. Perché ci mi mette sempre i video? Non so perché. Voglio farvi una domanda un po' scema. Cosa ne pensate delle console? È una bella domanda. Non è scema, anzi, è una bella domanda. Le console pensiamo che sono per i giocatori occasionali, di quelli che non hanno la passione poi per il computer o non gli interessa tanto a che grafica giocano, basta che mettono FIFA per farsi una partita per rilassarsi la settimana o con gli amici. Ci stanno tante persone che sono quelle che poi magari il sabato sera invece le sta a giocare al PC preferiscono uscire con gli amici e andare a fare una birra. Che escono sempre, che escono due o tre volte a settimana, però dicono, a casa c'ho FIFA, mi sono comprato FIFA, che gioco con la console. È quello la console. Se non ti interessa, perché poi se vedi in 4K console, in 4K PC, vabbè, poi c'è tutta una struttura dietro di marketing che viene fatto, certo, di console per farti vedere che, capito, c'hanno il 4K, col PC non ci arrivi, vabbè, al 4K. La console è plug and play, raga. La console è, se non volete stare a smazzolare, guardare il PC, perché Windows vi può crashare, un driver, aggiornamento. La console compri il gioco, lo metti
E generalmente chi c'ha la console non c'ha 8700 giochi, a parte i bambini, cioè quelli che hanno un'età che va dai 12 alle 16, 16 sì, 17 anni. Pure i bambini vogliono il PC. Sì, però ti dico, fino a che è così loro giocano a pochi giochi, gli dai Dragon Ball, FIFA, poi comunque ormai Rocket League, Fortnite, sostanzialmente la console gli serve questo. Capito? Allora, montato l'radiatore, ci siamo, le veline montate davanti, poi tu stai a montare le aprir sopra, questo lo possiamo mettere di nuovo. I cavi devo mandare dietro, poi te la vedi te. Oh, ma mo me la sbrigo io, mo me la sbrigo io. Levati che devo montare, ah, mi servirebbero altre 4 viti però, sennò io questa pentola tornado qui come la monto. Quella lui non la voleva rimettere. Anche Minecraft, è vero. Quella lui non la voleva rimettere, credo. Ah no? Allora niente. Non lo so perché questo fa pure... Oh, però sta scheda madre non c'ha le prese 4 pin, te dico, cioè ce n'ha una. Cioè, come fa una scheda madre che c'ha solo una presa 4 pin per le ventole? Una ce n'ha, una. E da me che vuoi? Ho capito, una. Come attacco due ventole queste superiori? Cioè, una dai, regà, regolatevi però. Cioè, se fate una scheda del genere costerà minimo 180, 2,8. Senti, ma lo faccio il caffettino? E a chi t'ha due caffè? Dai, su, a chi t'ha il caffettino, regà? Regà, per chi volesse, col costo del caffettino può fare la sub su YouTube a 2,99 se volete. Oggi c'è l'offerta, paghi oggi e prendi domani. Ma il costo del caffettino, ma due caffè 2,99 la tivi a piazza. No, è che loro ci offrono il caffè sempre, mandano sempre 3 euro. Le console poi, topo Xbox One, permette di giocare un sacco di giochi a poco. Aspetta, chi gioca solo a FIFA non è considerato un giocatore, manco un casual. Jet Set Radio, Shimue, Panzer, Dragon... ma è davanti, è chiuso. Dragon Ball, i bambini non sanno manco che è, purtroppo. No, vabbè, i bambini di 12 anni sanno benissimo che cos'è. Nome resto case, questo qui è Corsair Carbide 275R, domanda stupida, la ventola in push immette aria e in pull la butta fuori? In push vuol dire che soffia attraverso, tu quando la metti davanti, fai conto, questo è radiatore, guardami quando lo dico io, questo è radiatore, se me la metto qui la ventola che ci soffia attraverso, sta spingendo l'aria, spingendo. Hai visto sulle porte hanno scritto push e pull, vuol dire da una parte è push, spingere, pull, tirare, quindi qui spinge, push, se la metto da quest'altro lato che sta buttando sempre in questa direzione, sta tirando, quindi sta in pull perché sta ciucciando l'aria attraverso le cose e hanno la stessa portata, hanno lo stesso risultato, la stessa cosa. Miglior case by spider di sotto i 50 euro, il Cooler Master MB511, sì, sono sempre pareri, naturalmente. Ah, potevi controllare il datasheet, sta scritto che la monti a fare... sta buono, vai. Dopo il canterino pure prof d'inglese, il nostro Stefano, esatto, Jester. Sono le ML, le ventole? Che vuoi, sono le ML, le ventole? Queste qui sono le corsere che ti danno insieme al dissipatore a liquido, quindi non credo che si chiamino ML queste. Le prossime console saranno tanta roba, se non avete un PC bello pompato difficilmente giocherete a quei livelli per i primi anni. Sì, difficile, cioè devi avere un PC bello pompato, in realtà se c'è una 1070 giochi i stessi livelli della console che esce, perché tu dici 4K non è lo stesso 4K, se giochi in 2K con un PC a dettagli alti e giochi 4K con una console recente è meglio il 2K sul PC. Kira, purtroppo è così, stai giocando comunque su uno schermo che può essere quello che te pare, ma vabbè, io te dico 1070, fai conto 2060. Cioè, basta che c'hai una scheda che ti consente di giocare in 2K. Ma la scheda video ci entra? Lo sai che non lo so? La Cadillac delle schede video? Questa è una bella domanda. Sì, ci va. Hanno maggiore favore per studiare radiatori, io potrei sbagliarmi. Io parlo di next gen, bisogna vedere. Di certo la PlayStation 5 che uscirà a breve non staccherà i PC. Secondo me, questa qui non è la Rocco, questa è la 30 lance. Questa è per pochi intimi. Mi sto prendendo il caffettino, forza. Questa mi sa che è più lunga da Rocco. Sì, e questa infatti si chiama 30 lance. Sai chi è 30 lance? Sì, è un attore. È un attore, che è più o meno come Rocco. Certo. E quindi questa qui è la sì, quella pure all'isola dei famosi. Esatto. Grazie Steb, potete aggiungere il Novila Starter Pack e il posizionamento delle ventole. Non male, semplicemente io. Kuja, buongiorno Kuja. Ma per pareggiare la next gen dico che minimo servirà 2070.
Bisogna vedere, sai perché? Perché c'è anche una qualità di schermo e ti dico che è un bitrate che le console non raggiungono per evitare scatti. Quindi 4K delle console non è il 4K dei PC, quindi non serve giocare in 4K per il PC, quindi non ti serve una 2080 Ti dovrebbero risolvere, perché tu comunque per avere 4K dovresti definirmi anche un bitrate, non solo la quantità dei pixel. Il bitrate è per i video, il bitrate è per quanto tu pompi. Però dovresti dirmi quell'immagine costituita da 4000 pixel per quanti cazzo sono... Dovresti dirmi quanti dati mi stai dando per generarmela, perché non basta che tu me la generi. Senti, dico, okay, è... vedo un 4K, ok, però come me l'hai prodotto sto 4K? Non è possibile darmi una console appena uscita a 500-600 euro che gioca in 4K liscio, fluido, quando sul PC ti serve una 3080. La producono in perdita all'inizio. Sì, ma a parte la producono in perdita, è castrata. Perché non può scattare, quindi tu non puoi settare delle cose, quindi tu mi puoi dire pure che è in 4K, ma per questo 4K c'ha ombre abbassate, shadow non ce l'ha, anti-aliasing non ce l'ha, questo non ce l'ha. Già stai sbagliando, Nello, perché non è chi usa gli schermi 4K, la console tu l'attacchi a una TV 4K, poi la gente, l'utente medio, si compra il televisore 4K da 3,99 40 pollici al MediaWorld, ci sono pure date meno ormai, con pannelli con 18 millisecondi, col menu che quando premi fai avanti, fai sempre con lo scattino, no? Lo sapete, se c'è un televisore tipo quelli in cucina o in camera a letto, lo fanno. E su quello tu dici, ce l'ho un 4K, ci metto la PS5, 4K gioco da paura. In realtà, se dici che quello è da paura, è perché non hai mai provato altro. Poi sì, effettivamente stai a giocare in 4K. Cioè, 4K, se tu vai sulle impostazioni ti dice che la risoluzione è 4K. Vabbè, il nome è 4K. Ho capito, sì, però... sì. Va bene. La stessa cosa è come se giri su... Basta, ma visto che stai a parlare troppo di console, muovi beccare un altro spazio. Ma no! Mi gira il culo, va bene? Ecco, è ovvio il 4K console inteso come... Sì, appunto, dico, la generazione secondo me... Come generazione, non questa, non la PlayStation 5, ma la 6, ma ci saranno schede che sta. Cioè, secondo me il paragone non si può fare proprio perché il PC costa di più, raga. De base costa di più, quindi qualcosa in più vedi, vedi, sennò tutti scemi che se vanno nel PC. Che se lo fanno solo per giocare, o per giocare con tastiera e mouse, non hai c'ha senso. Il problema delle prese lì o no? Delle prese l'ho quasi risolto, sto cercando di risolverlo, sto vedendo se riesco a risolverlo. Serve uno sdoppiatore, un Trident. No, che Trident? Mi serve... E prese. Una sta qua. vabbè, una aspetta, uno, adesso un attacco. Voglio fare sta prova con la scheda video. Tanto è una ventola in top che devo guardare. No, io devo. Davanti devo chiuderlo, Davanti è chiuso. No, devo chiudere il vetro, sennò che. Sì, prova sì, no, no, no. Nel senso, la vento, una delle ventole sono non l'ho collegata per il momento. Mi serve comunque. So fate. Cioè. L'ho finito, lo voglio accendere se dobbiamo provare. Che dobbiamo. Presumo installarci Windows, No, c'è già Windows. Ah, c'è già. Allora, allora troviamo il tridente, dai, troviamo uno sdoppiatore, tre pin. Tre pin basta, non so a quattro pin queste. Trovami. Non so, io le dico trovami, poi sta a te. Quello che intendo dire. Ok, che GPU è? Questa qui è una X5700XT. Ah, Touch 2. O se l'ho chiamata anche più brutalmente la XFX 30 Lance. Si chiama anche così questa. E caccia gli sti 5 ore per regalarmi una sabba. Appena li ho, Adrian. Ma perché Adrian vieni qui a cercare di zottare al poro Clevis una sabba regalata sul canale? Ma vergognati. Capito? Chi è? Reda sta facendo un raid insieme a 33 utenti. Oh, Reda! Ciao a tutti! Ben arrivati a tutti! SO Reda HS! Uè, ciao a tutti! Grazie Reda, benvenuto, ben arrivato, ben arrivati a tutti, benvenuti qui. Oggi siamo di montaggio, sicuramente Reda vi avrà parlato che ha sistemato il PC qualche giorno fa facendo dei piccoli upgrade e gliel'ho fatto io al volo. E quindi sono contento che ci è passato a trovare. Come stai Reda, come va il PC? Dici. Perché lui Touch 2 e quando vedi le temperature sul formato? Touch 2 perché la Touch 2 questa qui sarebbe. Quindi ormai è rinominata la Touch 2.
Ma perché rinominate cose per le quali poi ci potrebbero denunciare? Ciao Reda, come se, che stava a montare? Stiamo a montare un upgrade di un ragazzo che aveva un PC dell'HP preassemblato. Ha comprato dei pezzi un po' di qua, un po' di là, e quindi comunque sia ci ha portato a sistemare il tutto, raffreddamento al liquido, e lo stiamo finendo, lo stiamo finendo. Sono contento che ci sei passato a trovare. Il tuo PC invece come sta? Sta, va tutto bene. Sono contento che va bene. Ragazzi, Leonardo ci follow, grazie. Grazie Leonardo per il follow. Ragazzi, naturalmente Reda, se vi piace Hearthstone, se vi piace, comunque è simpaticissimo. Naturalmente il followetto, il fingerone, andate a cliccare, andate a mettere un bel mi piace sul suo canale, quindi comunque è dovuto, mi raccomando, mi raccomando. Allora, qui siamo messi bene, eh? Io qui ho finito. Okay. Ho collegato pure tutte e due le ventole allora, sopra. Simuliamo questa cosa, chiudi questo. Appoggiaci pure anche solo con sì, chiudiamo. Vabbè, dai, chiudiamolo un attimo, dai. Tanto comunque non ha molto da cable managementare qui, no, eh? Io intanto ti recupero le prese. Allora. Questa no. Perché dobbiamo fare una prova? E metticelo sto dito. Dobbiamo fare una prova. E metticelo sto dito. Fingerona, forza. Followetto, andiamo? Andiamo? Allora, adesso facciamo una prova. Siccome questa scheda è una scheda 5700 XT Type 2. Lui ci ha detto che scalda, voglio verificare questa. Vogliamo verificare quanto scalda. Quindi questo PC adesso io ci metto pure. Ma ce l'abbiamo il vetrello temperello? Sì, ce l'ho di là. Intanto accendello. Ok, vai, accendi. 130 LV, beh certo, perché Reda ci ha raidato male. Adesso superiamo, magari superiamo i 100 a live fissi. Forza, forza, forza ragazzi. Che la partner si avvicina. La partner è dietro l'angolo. Appiccia qua, senti un po'. Aspetta che mi è rimasto a mano un gommino, guarda dove manca. Abbastanza silenzioso. Ah buono, adesso è silenzioso, mo tra un po' sento. Uno, due, tre, qui ho tutti e quattro i gommini. Qua ce n'è uno interno. Uno ti deve questo mancare. Al contrario, questo è mente. Ti deve mancare un No, ce l'ho tutti e quattro. Ma è questo il suo. Ma che te devo dire? Ah, perché sono questi qui delle copriviti. Allora stanno sui viti. Vedi un po' sui viti? Sì, ci stanno. C'è uno che non ce l'ha. Esatto, okay. Sono dei viti. Questa qua. Aspetta, questo mette male. Aspetta. Allora, è cascato pure quello. Mamma mia, guarda le ritate che gli hai fatto. Sei proprio. Vabbè, mo dopo sei poco stai. Rifinito. Dopo lo coso, no? Dammi delle viti. Grazie intanto a Push Zero, alla per il followino. Grazie ragazzi, grazie. Benvenuti a tutti. Mazza Giuseppe, addirittura sarcofago. Non essere cattivo. Non essere troppo cattivo, che poi quello quando come si dice a Roma, se sputi per aria, poi ti ricasca, Allora, buonasera Telaio Stortos. Buonasera. C'è Nefriccichello, oh, ragazzi. Il classico errore CPU fan. Ma che è? C'è ancora il counter dei 2080 su sto coso. Ma forse è che si è caricato uno vecchio. Fallo un po', fallo sparire. Metti invisible. No, non eliminare, è solo invisibile sull'occhietto. Sennò dopo quando devi mettere qualcosa è un macello. Allora, ragazzi, quando arriva la 0390 Gaming Plus, Ocean, grazie per il follow, Aspetta, però almeno flashiamola. Siete, ma almeno flash al BIOS. Che mi hai detto è una? 0390H, questa qui è una 0390... 0390H Gaming, semplice, io mi ricordavo chissà quale strano nome. E allora... Come si fa? Dai. Ma adesso è saltato fuori il counter. No, è perché si vede che in questa schermata di esterna era rimasto. Elchiv, grazie per l'abbonamento. Grazie per la sub, grazie. Allora, che gli dice Adrian? Testavo a fa lo so per abitudine. Che cosa? Allora, quando ci arriva la 0390 Gaming Plus e 96K? Ma il cubo, ma il tuo PC è... Ti chiami Matteo. Dici che ti chiami Matteo. Ah, lo shoutout. Ma io te lo rifaccio, Arreda, lo rifaccio. Scrivo qua, eccolo. Forza, ragazzi. Un fingerone, andatelo a mettere sul canale del Reda, che se lo merita. Un fingerone se lo merita tutto. Ma non dovreste rimettere Windows? Io lo rimetto se cambio qualcosa. Ma con Windows 10 Nello, allora se il cliente dice c'ho dei dati, c'ho delle cose, non è proprio necessarissimo. No, a parte che adesso non mi stai a far pensare, io dobbiamo sbagliare. Ah, mo' mi dice.
Vabbè, lo possiamo provare sul suo Windows. Se... vediamo, vediamo se parte. Dai, 24 gradi il processore. Dai, allora, as flash utility. Come l'ha chiamata la cartella? Non c'è la cartella, sta dentro il main. Non è questa. Non è questa. Sarà questa, no? Ma che c'è, problemi? No, sto cercando, iniziamo la freccetta. ROG Strix 090H Gaming X Asus 2606K. Vai, vai, vai. Yes. Vai. Flashiamo il BIOS. Oh, è Matteo, il cubo è Matteo, il possessore di quel PC. Quando ci arriva a schermare il processore? E ci dovrebbe arrivare, se tutto va bene, giovedì, quindi entro venerdì sera glielo dovremmo dare, se non ci sono problemi coi corrieri. Io te l'avevo detto che la scheda madre mancava. Sì, cioè, in realtà proprio MSI ha finito le schede madre sotto Natale. Il processore ci è arrivato, ci manca solo la MOBO. Ciao, stai meglio l'i7 8700K o Ryzen 3008X per stream e gioco? 3008X è colui che parla, che 3008X è tutta la vita. Perché comunque stai paragonando due processori, che uno è 6-12 core e l'altro il 3008X che è 8-16. Come il 3007, non mi ricordo quanto è il 3008, ma comunque sta molto più su a livello di multicore, quindi per gestire flusso streaming e gioco. Comunque sono grid 10. Ma sei tutto te. Ma quanti nickname c'hai? 8-16. Grazie Kira, che è sempre pronto. E purtroppo lì ci paghi la spedizione, Gio. Quello è il problema. Cioè, se ordini cosette piccole, noi purtroppo non è che siamo Amazon, noi i pacchetti ci fanno pagare 10 euro in su. E purtroppo ci sta. Poi lamentate di me con 30 account. No, c'hai ragione, Gio, c'hai ragione. Fabio, sul vostro sito. No, questo. Il 36 però a questo. Sto al lavoro, non posso. Comunque, non facciamo lavorare un sacco di gente. Vendete l'NZXT 510 Elite Nero? No. Disponibile, no, lo possiamo in caso ordinare. Lo possiamo ordinare in caso se serve. Fabio, sul vostro sito ha risposto, Gio. Ha risposto, ok. Allora. Quindi dicevo Pernello, stavo dicendo, se il cliente non ha bisogno di formattare, Windows 10 in realtà è molto elastico, si adatta ai cambi di hardware. Poi Gio, nella descrizione, se ordini, scrivi, sono Gio Top Blacklistato, così evito di metterti dei gadget, giusto? Cioè, scusa, Fabio, posso 30 però, se tu prendi, perché passa dal mio Arctic Green e dice se mi fate un regalino sono anche contento, e ci metteremo qualche gadget. No, tu scrivi, dai. Almeno so che è tuo e non ce li metto i gadget. Infatti, scrivi, sono Gio Top Blacklistato, così non mi sbaglio. Comunque PC con 99K 2080 Super non si riesce a streamare in Full HD 60 su Fortnite 240Hz, serve forse un secondo PC. Ammazzanello, ma l'hai provato tu questa cosa? L'hai provata tu? Che spedizione usare? Perché speriamo con SDA o con Bartolini, adesso ci hanno attivato dopo un mese. Bartolini, sì, mo adesso spediamo, Doc. Scusami, dobbiamo mandare. Io mi sto scrivendo sul desktop i vari indirizzi. Ho scritto anche a Ferrao, sto aspettando che mi risponda per l'indirizzo. Quello di QRC ce l'abbiamo e ho resettato il counter perché il prossimo giveaway sarà a fine giugno, ogni 6 mesi. E Doc, chi è l'altro che dobbiamo spedire? Doc, Ferrao e VRC. VRC ce l'abbiamo l'indirizzo, quindi dobbiamo soltanto. Doc ce l'ha dato? Doc ce l'ha dato, me lo sono già scritto, Doc, quindi partiranno. Dopo glielo facciamo il fatto. Sì, come no. Ben pomeriggio, Tappeto Volante! Tappeto Volante, che trasmissione! Ti ricordi Tappeto Volante? No, io non era Allegria, quello era Maurizio Costanzo. Lo presentava Rispoli, ma che belle parole! Ma che belle parole! La rottura di palle del coso. Cosa significa lettera M alla fine delle sigle delle schede madri? Che sono micro ATX, quindi sono leggermente più corte, ovvero. Una scheda madre full ATX è quella che sta montata dentro a questo PC. Questa è una micro ATX. Come vedi, gli mancano dei slot. Gli manca un pezzetto tanto così sotto. Ok, quindi quella lì è la full ATX standard, che più o meno è un rettangolo così. Questa sembra un quadratino. È micro ATX. Quando c'è M, è micro ATX. Però dicevo scritto in chat. Ok, allora non lo leggo perché siamo su una schermata che ci fa vedere solo la chat. Una volta chiusa questa, ho anche il tuo indirizzo. Quindi bene, abbiamo quello tra di oggi tutti. E domani parte tutto. Partiamo tutto, spediamo tutto. Sei stato contento, Ferrao, che ti ho contattato? A parte che stavi nascosto e non ti avevo visto che eri entrato, Balordo, Io sto aspettando il mio PC da un mese e mezzo, fatto da un negozio vicino a casa. A quanto pare, sai qual è il problema? Semplicemente io. Il problema dei negozi di oggi, al di là che il prezzo è più alto dell'online, come da noi, per ovvi motivi, poi non sempre su tutto. Il problema del negozio di oggi di informatica è che non c'hanno lo stock. Cioè, tu vai a ordinare un PC, dici ok, o pago il 10% o più, c'ho il servizio, quello che vuoi. Però non c'hai lo stock. Se sei arrivato al punto che tu vieni da noi, noi dobbiamo ordinarti i pezzi online e aspettare che ci arrivano con tutte le conseguenze del caso, secondo me viene pure quasi meno il motivo del perché vai al negozio. Allora, VRC dice, se non avete ancora spedito aspettate e devo ordinare una cosa. Allora, VRC, aspettiamo
quando ci ordini questa cosa ti mettiamo tutto nel pacco. Allora, vorresti, se tu ordini, vabbè, a parte lo vedo, ma ricordo il nome ormai. Tu fai l'ordine normalmente, poi io ti rimborso i costi di spedizione, così sfruttiamo la spedizione del gadget per... Esatto. Vivenzi, se poi resisti fino alle Nvidia Ampere, beh, se riesci, ormai ci stai, giusto Kira, bel consiglio. Una mia amica ha un PC con 99 2080 240 Hz, se mette full HD lo stream non riesce a mantenere 240 Hz. Vabbè, ci sta, però alla fine perché devi giocare a 240 FPS su Fortnite, capito Nello? Cioè ci può stare, però non c'è bisogno, cioè io non mi comprerei mai un secondo PC perché su Fortnite non faccio i 240 mentre streamo. A male che va gioco con meno io. Cioè, poi io lo sapete, streamo con la stessa configurazione 2080 su 99k. Quando gioco su alcuni titoli metto a 60, cioè pazienza, sacrifico la mia vista perché lo vedi un po' meno fluido, però almeno vuol dire beneficiano tutti. Allora, è perché il negozio è piccolo, è bravo Gio, noi sembriamo pieni di roba perché il negozio è compatto. Allora, sicuramente è impostato OBS in modo decente, ma può darsi quanto carico butta su una scheda o su un'altra, cioè sul processore o sulla scheda grafica, no? Naturalmente. No, non è che 144 Hz, con lui che parla vuol dire che il monitor ti fa vedere 144 fotogrammi al secondo, poi la scheda video sti 144 fotogrammi glieli devi passare. Se per esempio te gliene dà 80, lui quegli 80 li fa diventare 144, quindi alcuni li vedi doppi. Tu non te ne accorgi, però hai l'immagine meno fluida. Solo questo succede. Stai di fare l'upgrade con un 3350X. Dovrei cambiare pure la schermata a sto punto. No, no, minutere, sto bene così per i prossimi almeno 3 anni con questo processore. Che poi non è manco così, ma è per farci capire. Ah, ok. Vabbè, sì, tanto la spiegazione è arrivata. Non posso nominare, ma lei è una pro su Fortnite, la seguo io riguardo i PC. Ah, sì, sì, no, 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 non è... Vabbè, la può pure nominare, ma non c'è nessun problema. Non è che stiamo diffamando qualcuno. Ne parliamo perché in questo caso ha un problema. Poi dipende sempre da come noi le mettiamo in priorità le cose. Se streami, lo streaming ti dà lavoro, ti dà da guadagnare, ti dà il pane sostanzialmente, ti dà uno stipendio, che lì lo fai come lavoro principale o comunque come lavoro che ti porta un'entrata abbastanza... importante, gli puoi dedicare anche una stanza, metto 2 PC, 3 PC, luci, webcam, macchinetta con scheda d'acquisizione per streamare in 4K, cioè lo fai, no? Non mi fa fare l'accesso. Perché ti serve la password, quindi non la possiamo testare, che questa la dovresti sbragare. Sì, io questo lo devo, a parte lo devo chiamare un attimo, così. 44. Oliva, grande Oliva, ben arrivato, come stai? Comunque il tizio che parla basandosi sulle foto... No, ha uscito la faccia. Vabbè, ci sta, normale. Ma non ne vogliamo più parlare, Vortex, di questa cosa, di questa faccenda. Basta, è stata una chiacchierata così, sennò dopo buttiamo benzina sul fuoco. Vero Fabio, sto da fine novembre, oltretutto volevano per forza rovinarmi una B450 Ryzen 5 2006 perché avevano solo quello. Comunque, semplicemente io non so in che zona abiti, ma ti ha detto veramente male, perché comunque vuol dire che trovo un negozio che lavora sul venduto. Riesco a giocare a 144 con una RTX 2070 Super su parecchi titoli, sì, non su tutti. Era per dire il discorso chiuso. Ok, Quartez, mi raccomando, ti metto blacklist, sta buono, eh. Ben pomeriggio, avete già finito. Gugghino, ma l'hai comprato questo Escape from Tarkov? Ma come ti va? Ma ci hai provato? L'hai provato? L'hai acquistato alla fine? Perché mi hanno detto che non ci stanno che hai disponibili in sto periodo. Quasi quasi, stai arrivato insieme a me a quel livello. Comunque si tratta di Croatomist. È arrivata insieme a me a quel livello. Ah, sono contento, Nello. Sono contento. Non la conosco. Però, beh, se lo fa come lavoro principale, naturalmente, e vuole giocare a 2,40 perché è una persona, per dire, che ne so, stile Power, che tutte le partite che starta le vuole vincere, perché Power è forte. L'avete visto su Fortnite, le vinceva Penti tutte le volte che mi cadeva di guardarlo, stava comunque sempre per vincere le partite. È normale che ti servono due PC perché i 240 Hz in quel caso fanno la differenza. Se devi portare solo un contenuto per stare in compagnia dei tuoi follower, giocare comunque sia a un livello decente, discreto, in quel caso puoi anche farne a meno dei 240. Però, ah vabbè, ma non la conosco. Ma lui è Jean Black, è una cifra, lo so Gio, però intanto glielo ricordo perché tanto è da sta affilata, perché alza la cresta, bisogna dargli lo scappellotto, no? Poi abbiamo già finito comunque, sì, siamo arrivati alla conclusione di questo PC. Ciao Joe, mi raccomando, prego nel pacco, tu scrivilo nei commenti, se no non se lo ricordavo. Però se fai numeri, schilatissima, non la conosco, Kira.
Nonno sta buono. Nonno sta buono. Che altro vi volevo dire? Dicevo, abbiamo fatto questo upgrade per chi è entrato dopo. Niente, non mi risponde. Non ci risponde, non ci abbiamo la password. Meno male che dico sempre, oh, mi raccomando, la quando password, ti chiamo rispondi perché se no dopo. No. Sono di Napoli, ho scelto il negozio fisico, rispettavo soprattutto per la garanzia di 2 anni, ma a questo punto, lo so, semplicemente io, mi dispiace, ti ha detto male. Però poi ne verrai fuori, è solo una questione di tempo che si accumula. Niente, siamo arrivati che lo dobbiamo sbragare questo PC. Bravo. Per casseggiare tra amici. In che senso? Ah, in che senso, Nello? Forse vabbè, ti sei ricollegato a quello che ho detto io. Va a vedere la sua qualità. Ti premo reset. Eccolo qua. Allora, no, vabbè, non facciamo nomi dei negozi fisici, ragazzi, in chat. Se è trovato male con un negozio, non c'è bisogno, insomma, che ci mettiamo a parlare male magari di qualche negozio, perché dopo alla fine sembra come se stavamo a parlare male noi, no? Allora, ma su Amazon non dà la garanzia di 2 anni? Sì, anche su Amazon, però se magari sei rivolto al negozio fisico perché voleva una consulenza, voleva delle persone che vedevano in faccia, sai, parecchie persone preferiscono un contatto diretto, anche in caso che ci siano problemi nel PC, ci fossero problemi nel PC, uno te lo porta e dice guarda c'ho questo problema, te lo guardo, garanzia, è tutto gratis. Invece con Amazon li chiude, rimballa, non tutti sono così esperti, non tutti gli va a sbattere a smontare e rispedire i pezzi. Sbrava questo sarcofago, dubito siamo a darla, penso sia per legge 2 anni. Sì, la legge italiana prevede 2 anni di garanzia, raga. Se qualcuno vi dice c'è un anno, come è successo per Apple tanti anni fa, tipo 5-6 anni fa, che Apple faceva la politica americana anche in Italia, ovvero che diceva un anno di garanzia, se vuoi il secondo anno paghi l'estensione di garanzia. Gli hanno fatto causa, ammazzo, così hanno fatto. Non si può fare perché in Italia, se stai in Italia e vendi in Italia, la garanzia che devi dare con lo scontrino a utente finale, a una persona che entra e compra, 2 anni di garanzia per legge italiana, qualsiasi cosa. Poi alcuni hanno anche oltre i 3 anni, ma se tu compri una cosa qui da noi, per esempio, compri un hard disk che ha 3 anni di garanzia, vedi PD, ok? I primi due passi tramite noi, gli altri 3 li fai diretti con la casa. Noi però siamo tenuti per legge a darti, a coprirti, a gestirti i primi due con scontrino, il primo se fai fattura. Esatto, con la fattura invece, dal momento che una persona entra e si fa fare fattura, alla fine può scaricare questa cosa, quindi la sua garanzia diventa come la nostra. Se noi ci facciamo fatturare dal distributore, un anno di garanzia per legge italiana, chi viene con scontrino è due, giusto, e con la fattura diventa uno, perché anche lui poi lo può rivendere o comunque scaricarsi l'IVA, ok? Però nessuno ti può imporre, se tu vai, ma sai che l'Apple ancora adesso dicono c'hai un anno di garanzia. In realtà, se tu Apple mi vendi, il problema è questo, c'è un buco normativo. Cioè, se io compro questa tastiera da Logitech e la devo rivendere, io avendo comprato con fattura ho un anno di garanzia. Poi io posso fare un accordo col produttore per farmelo estendere, però ovviamente tu utente finale che compri questa tastiera da me c'hai 2 anni di garanzia, se hai fatto lo scontrino. So io che ce n'ho uno, quindi il problema è il mio. Senza contare che io questa tastiera potrei comprarla, venderla tra un mese, quindi in realtà poi me ne rimangono 11, ma a te ne devo sempre dare 24 dei mesi. Quindi c'è un buco normativo grosso. Molti produttori tipo MSI risolvono questo problema perché dicono ok, sul canale ufficiale noi ti riconosciamo 2 anni da quando tu hai venduto all'utente finale, noi a te, ma non tutti i produttori fanno così. Quindi la garanzia del secondo anno per voi sono parecchie rogne. Dipende dal brand. Allora, ma la promo per i sub YouTube arriva, Garage. Arriva. La stiamo preparando. Piano mano, questi giorni siamo stati un po' impegnati. Tanto quella arriverà un messaggio solo che vedrete solo voi che avete fatto la sub su YouTube. Vi darò un codice che scadrà tra un mese per lo sconto del 5%. Devo fare la sua. Guarda, vi prometto, lo faccio oggi. Spedizioni a. Sembra un politico ormai. Sì, rilancio. Sono politica, vai. Più pilo per tutti. Sì, allora, volete le spedizioni? Le facciamo. Oggi. Facciamo. Volete il codice oggi? L'iscrissi un codice di un LG 30 pollici full HD. Gli ha dato un LG HD Ready prodotto nel 2007. L'ha fregata bene anche con il prezzo. Lo so. Mannaggia, mi spiace. Ormai mio amico ha comprato un PC da un negozio e ci ha dato quasi 10 giorni di attesa. 10 giorni ci può stare, perché se gli mancano dei componenti per montarlo, a volte ci sono dei ritardi dai corrieri, può succedere, specialmente di questo periodo che i primi di gennaio parecchi fornitori ancora non hanno riaperto, comunque hanno riaperto da pochissimo, lunedì, quindi il 7, martedì 7. Apple ancora fa un anno con Apple, un anno con il venditore solo se compri da loro, sono 2 anni con loro. Ah, solo se compri da loro sono 2 anni con loro.
quella però è una cosa di scarico quello di responsabilità. Lo possono fare, perché tu in realtà la legge dice che la garanzia te la deve dare chi te l'ha venduto, sì, non perché, il prodotto. Perché poi dal primo anno al secondo anno cambiano le cose, specialmente sui cellulari, cose sì, che in coprono. In realtà non è che ne hai due, tu dal primo al secondo dovresti provare, questo vuol dire che in teoria provare vuol dire che tu devi andare da un perito che ti deve certificare che quella cosa sia rotta per cause naturali, perché non basterebbe la tua parola in quel caso. Devi provare che ti sia rotto per cause naturali, quindi non imputabili a te. Però se l'onere della prova aspetta all'utente finale, poi uno per comodità dice ok, dopo un anno e sei mesi è rotta la prova, è rotta, non è che mi serve che mi fai spendi i soldi, insomma. Death Knell, no? Ragazzi, è possibile portarvi un sabato mattina un portatile a cui cambiare la pasta termica e averlo la sera? Dipende dal sabato. Dipende dal sabato, più che altro dipende dal portatile. Magari sentiamo, magari fai un colpo di telefono, ok? Perché sennò se ci riesci si sarebbe da organizzarti magari un altro giorno, tipo un giovedì, la mattina, dalla mattina per la sera. Dovevo trovare un attimino. Sabato facciamo poco laboratorio perché Stefano il sabato attacca alle 3. Arrivo alle 3, ho solo 5 ore di tempo. Se lui arriva alle 3 che c'ha altre cose da fare dal giorno prima e tu magari portate la mattina, c'è il rischio che non si riesce in giornata. Ovviamente è tutto perché lui non vedeva il difetto. Ma perché ci provano Kira? Purtroppo è sempre un po' una guerra quando dimostra una garanzia. Quindi da una parte le garanzie è sempre meglio avere un negozio fisico dove andare, dove poter discutere, dove poter intimare, dove poter anche a volte veramente, come si dice, quando ti posso accusare che mi stai a provare a fregare, posso dirti ti faccio venire la guardia di finanza, posso venire la carabina, insomma c'è un po'. Invece online non te calcolano, ok? Grande Braio, grande aggredire, bravo Braio, anche aggredire che una certa sarti dall'altra parte del bancone che ti ammozzi con te, cioè ci Nello, può stare, quelle cose purtroppo capitano, perché poi comprando da negozi diciamo dove si risparmia, la storia ci ha insegnato che questi negozi poi ogni tanto chiudono e chiudono senza preavviso. E purtroppo quando avviene questo, quello che rimane fregato è l'utente finale. Esatto. Però ti dico una cosa, in quel caso solitamente un'azienda seria, non so se Apple è seria da questo punto di vista, se tu scrivi al supporto clienti, gli dici io c'ho lo scontrino, però quello ha chiuso, in quel caso loro, almeno a me è sempre successo così, ti fanno la garanzia loro, perché per te è oggettivamente impossibile fartelo riparare, quindi ci dovresti provare. Jester dice Fabio, era il momento di sfruttare Stefano, 12 ore al giorno, 7 su 7, stesso stipendio, ormai i cinesi ci hanno invaso e bisogna mettersi alla pace. Allora, che ne pensate del Seagate Barracuda 2 Tera? Un disco meccanico, 7200 giri, Barracuda comunque sia, Seagate comunque è un buon brand. Non si sono accorti che sono usciti SSD, hai visto come sono SSD? Meno male, i Firecuda sono arrivati, una volta c'erano solo libridi. Cazzo, però ci hanno puntato sui libri. Sto negozio fece aspettare un anno e passa per sistemare il Commodore 64 al mio amico, parlo di 25 anni fa, ma una volta erano tempi diversi, una volta ci stavano i negozi che riparavano le TV quando gli portavi la TV, ma da noi la Russia c'è ancora, sì, non sì. So come fa a campare, ma che ripara quello? È che i decoder, se sarà adeguato i decoder, sì. Decoder. Quanti di voi hanno il decoder? A parte fra un po' tutti, perché hanno cambiato la normativa, sì. Se c'è un televisore recente che c'ha, quant'è? Almeno quant'è? Quanti non anni lo so che ha cambiato. Hanno cambiato il decoder dentro la codifica da DTV 1 a 2. Sostanzialmente ti obbligano a rifarti la TV o a mettere il decoder. Ormai i televisori incostano. Ho capito, però è un argomento dei cari. Chi c'ha 50 pollici l'ha comprato magari 6-7 anni e fa. E lo usi come monitor. No, ci rimette il decoder. Zia Torsola, tocca ricomprare il televisore. Zia Tò, mannaggia la miseria. Uno dei peggiori negozi online è BPM. Non facciamo. Chiamato Apple Londra, il fatto è che io non ho scontato. E io intanto l'ho sbragato, raga, non v'ho fatto vedere. Siamo a ritornare su Windows. In realtà se è fatta una certa, lo dovevamo sbragare. Allora, eccoci. Mo stallo al volo driver scheda video e gli lancio un furmarchino rapido, dai. Quindi da me si bruciava la resistenza e diceva la scheda madre e spendevi 100.000 lire. Quanti televisori ho portato lì alla Russia e riportato a casa lì, dove c'è sta il negozio da parti nostre, e riportato a casa i televisori giganti, 28 pollici della Bangolfusen, quelli con sto tubo catodico gigante. A volte mi sono venuto pure a casa, l'aprivano, facevano tre saldature dietro e se ne andavano. Vabbè, ma hanno cambiato la qualifica per DJI terrestre. Chi riguarda più Re 1 e Canale 5? Sì, è vero, però già ti posso dire, che ne so, mia madre che c'ha comunque sia la mezza età,
arrivata alla veneranda età di mezza età, di 50 e passa, insomma, è quella giusta la sera, se riuscite, Mediaset Extra, Mediaset Pre, cosi, Life, come si chiamano, Extra Life, tutti sti canali qua. Pure io la sera mi guardo. Vabbè, perché tu c'è più o meno la stessa età, la stessa Max, età. Vabbè, quando fanno porta a porta, aspetta, curti un attimo, tu guardi. Io per dire, in camera... Le Iene tu guardi su Italia 1, tu e Iene non guardi. Io Iene ne guardo. Mi guardo solo quando fanno qualche servizio buono che va in giro su Facebook, che vuol dire che va, eh. Comunque, dicevo, io ho in camera da letto un 15 pollici dentro l'armadio. Tu immagini quanto per me sarà difficile sta cosa. C'ho un 15 pollici dentro l'armadio, che i 15 ne fanno più. No. Lo uso solo per addormentarmi. Io lo accendo, non ho mai cambiato canale, sta fisso su D-Max. Io accendo la TV, metto il timer mezz'ora e mi metto a letto. Quello mi serve per farmi compagnia mentre sto a guardare l'ultima del telefono e poi mi metto a dormire. Me devo accompagnare con volume bassissimo che non si sente niente. Solo questo si sente. Boh, tu immagini quando io do montante decoder in più, poi dice no, me lo ricompro il 15 pollici. Quando lo trovi il 15 pollici, capito? Il minimo che fanno adesso è il 28, il 30, no, scusa, il 42 faranno minimo. E zio, fa bello, e zio, ho comprato il televisore nuovo, c'è un'offerta al Nord Mende a 99 euro, 32 pollici. Io do cazzo la trovo. Capito, però io non è che dentro l'armadio apro, bam, il televisore a 40 poi pollici. Il problema è che se anche trovi che un 19, no, e dici lo trovi, ma te lo fanno pagare 160, te lo pure, perché ormai costa meno il 32. Che so. Ma Luca, che vuoi, Luca? Luca, scusate, ma il counter dei punti accanto al simbolo al momento non va più avanti. Che sei buggato? Ma fatta affari tu e sei buggato. Ora un po' si sbloccherà, no? Comunque, che palle sta cosa te. Perché si capisce che è sfruttato. Non perché hanno girato il satellite, si è girato, quindi adesso i canali te li mando in quad HD. 100 persone. E bravi, allora adesso, mentre questo ha finito, spot cazzo, per noi. Fammi parlare, ma sta di una cosa. E dilla lo stesso. Ho capito, dico lo stesso, mi tengo la metà, mi seguo. Comunque spot di lanciare, c'ha ragione, fa parte del no va bene sbam sbam dovremmo farla la scritta spot per noi, è vero, ma c'ha la voce dei piccinini, un audio spot per noi. sì, lo faccio. Li metti vicino, fai il tasto add e quando premi doppia funzione. Sì, fa spot per noi e parte lo spot, bellissimo. Poi li vedo io e sgrano come non ti dico. Questa gente è sempre a voi ti andava lo schermo piatto e ci chiede, lo so. Dicono che per il 5G. Oh, vuoi scaricare Armory Crate? È per forza che ti metto. Qualche vendere deco, ma comunque è una cavolata, raga. Uno sfruttamento per farti vendere nuove TV perché devono cambiare la cosa. Questa cosa ti dà un fastidio. Perché non sono passati tanti anni da quando è stato inserito questo decoder. Saranno passati 10 anni dal primo decoder, che i televisori integrati, la C-Cam dentro per vedere Mediaset Premium. Tutte queste cose alla fine ti portano a spendere un sacco di soldi. Perché ti fanno sembrare che tu c'hai una cosa vecchia. Ormai stai guardando. Poi i decoder dove vai a comprare spende poco? Dal cinese, con quest'altro telecomando, dal momento che tu stai. E cercate di minarli. Tu immagini, che ne so, c'ho Sky al salone, il decoder di Sky, se poco poco non prende quello nuovo, cioè che fai? Cambi la TV, il decoder, l'altra televisione. Vabbè, lo fanno pure per smuovere il mercato. Ho capito, smuovere il mercato, ma sempre ai pochi cittadini. Ma levate sto canone di merda. Ma 330.000 vetture a Roma da buttare perché non ti ci fanno più circolare. Chi è di Roma lo so, chi ha sì, però, a Milano. Però tanto deciso, senti, è vecchia, però, ma c'ha manco 15 anni, non la posso buttare. C'hai ragione, però fino a che, siccome l'inquinamento, le cose lì ci marciano, ma c'è pure una cosa che se mi mandi in giro con auto elettrica, giustamente non sto inquinato, siccome gli effetti si vedono a vista d'occhio su sto cavolo di pianeta. Sì, ma allora tassami, ma non mi obbligare. No, però ti dico, leva le cagate, leva la tassa di possesso, quindi è il bollo dell'auto, leva questo, leva questa scitteria del canone TV. Perché dovresti disincentivarmi, non obbligarmi a non girare, perché tu così mi costringi a andare a piedi, non è giusto. Tu invece dovresti, ma ok, il bollo quanto pagavi? 3,50, paghi 1,200 se te ne. Perché mi inquini? Vedi che poi appena poi te la cambi, però se nel frattempo devo uscire perché porca miseria che mia madre sta male, devo portare al pronto soccorso, ce la può portare pure se c'è l'Euro 3, dai. Purtroppo il problema è che il 5G andrà a occupare alcune frequenze attualmente dal DGR extra. Lo so, Cerberus, ma potevi prenderne altre di frequenze, perché tu se ne da occupare quelle apposta e quindi il digitale cambia. Sì, va bene che incentiva l'uso della bici, noi in Italia poi usiamo malissimo le auto, ma al di là del discorso auto, quindi inquinamento, che okay, io ti dico, le cose che detesto di più proprio di questa società sono il canone da Rai e il bollo dell'auto, sono quelle cose che tu dovresti pagare. La monnezza la paghi troppo. La monnezza la paghi troppo perché secondo me... Vabbè, a casa non costa tanto. No, costa tanto perché dipende... A monnezza tu non puoi fare un ragionamento in base alle persone, mix metri quadri. No, è sbagliato il sistema. È sbagliato il sistema che sì, no? Ma come fai? Ma fallo una cosa, ma come la monnezza? Poi la monnezza, tu mi fai la monnezza e poi ci secchioni pieni per strada. Perché io ti pago. Ho capito, ma io ti pago.
io da solo, sai quanto pago di monnezza? Io da solo, no, 120. Hanno fatto la legge, hai visto che è intelligente, che poi dopo che sono pure intelligenti, hanno fatto la legge che te possono fare la foto, sì. Forse loro, mentre si seppia non ce la può mettere. E che no, faccio? Ma la dentro casa? No, poi è bello che se mi fermi mi fa la foto, che io ti dico, bello, 120 euro l'anno per buttare un sacchetto ogni tre giorni. E quello ti fa, bello, 120 euro l'anno, ma adesso io te la butto per terra, io te la butto per terra. E tanto mi fa la foto, che fai? Riconoscimento facciale? Me ne chiede il documento? No, e io non te lo do il documento. Te portano questo? Non ci vengo in questo. Me li spara. Non ci vengo. Che io mi butto per terra e faccio opposizione. E comincio a strillare. Non ci bene, vengo. Era mazza, italiano, eh? Organizzo il spettacolo del subito. Dunque, non ci vengo. Va bene. Il bollo, siamo l'unico stato europeo a pagarlo ancora. Una roba ridicola. È ridicola. E poi l'assicurazione dell'auto. Porca miseria, la famo ancora assicurata al pezzo di latta. Che se io presto la macchina a lui e fai incidente, ci rimetto io. Ma vuoi fare un'assicurazione alla patente? La vuoi fare l'assicurazione alla patente? Almeno se io guido macchina, moto, scooter. Questa mettono, però, No, non ne fanno una unica. Fanno che l'assicurazione si basa su quella più bassa. Fanno la legge di bersaglio su te stesso. Ma se tu c'hai tre mezzi, c'hai tre assicurazioni. È vero che piace la classe di merito più bassa, ma sono sempre tre. Fallo come in altri stati che fanno l'assicurazione alla patente, così almeno se monti su 10 mezzi è sempre quella. Se tu mi presti la macchina e mi schianto, sono casi miei, pago io le conseguenze. Se sto in 20ª classe, capito? Senti, che scheda è questa? Stai, vada, gli è bravo Jester. Hai sentito quello lì che spacciava e l'hanno fermato? Generalità, aieie. Cognome Brazzo. C'è il documento? No. Mi ha detto aieie Brazzo. Lo spacciatore l'hanno arrestato. Generalità, aieie Brazzo. Gli ha detto. E non ha finito i giornali. Che geniale. Che bisogna... è questa? C'è RX57. Questa, c'è, sì, sì. Quantesimo anniversario? Non so se ci arrivano al 50esimo anno queste qua, eh. Grande, ciao Lollo, ciao Lollo, grande Shark, ragazzi. Jester, purtroppo Yeye Brazorf è un cult ormai. Chi non lo conosce, raga, per andare a informare, che Yeye Brazorf penso che tutti lo conoscono, insomma, no? Stefano, non dire cose assurde, se rifiuti di dare documenti o di seguire un agente di pubblica sicurezza in caserma, commento reato, attento a quello. Sì, commento reato, ma io mi ci impunto perché faccio valere i miei diritti. Se io sto con un sacchetto da monnezza, c'è un secchione pieno e tu mi dai a fianco e dici, no, puoi buttare per terra, io ti faccio proprio così, va bene, il secchione è pieno, chiama quell'altri. È come se tu, per farti un esempio, mi viene a fare una multa, io l'altro giorno ho litigato con i vigili, poi la multa me l'hanno fatta, ho pagata, non è che poi dopo mi metta a sparare la gente. Cioè, tanto alla fine il problema è che ci hanno sempre... Ma hanno fatto una multa perché io col motorino ho scartato una macchina passando con le ruote tutte e due sul marciapiede, questo qui mi è venuto dall'altra parte della Tiburtina, ha fermato, ha detto scusa, accosti di dare i documenti, io mi sono fermato e ho fatto scusami un attimo, tu mi stai a fermare a me, qui in doppia fila davanti ai secchioni ci stanno quattro furgoni, questo qui, c'ho un furgone davanti parcheggiato, stava col muso verso di me, quindi contromano perché era solo una discesa a senso unico. Questo alla fine è, lo so, c'ha ragione, c'è, io mi sono messo a contestarlo, mi sono messo a rompergli le palle. Quindi questo qua, se io pago la mondezza e tu mi provi a dire, poi specialmente magari mi vieni sotto casa a dimmi una cosa del genere, mentre butto il sacco tu mi vieni a di un uomo mette per terra, io ti dico i secchioni sono pieni, se non ti sbrighi a chiamare quelli dell'AMA, perché questo dovrebbe fare la pubblica sicurezza, chiamare quello e dice dove sta un camion dell'AMA che deve venire a svuotare i secchioni adesso. Perché? Perché sono pieni, perché i cittadini non possono buttare i propri bisogni al momento che pagano. Qui su via Tiburtina hanno fatto una mossa intelligente sulla via, qui su via Vassallo c'erano tre gruppi di secchioni, ne hanno torti due, ne hanno lasciato uno solo smart, perché dicono io levo i secchioni così ne la buttano, no, levi i secchioni, faccio più strada per buttare la mato, sempre buttare. Poi non è che dici sai metto meno secchioni ma svuoto più spesso, no, passo sempre una volta ogni tre giorni, però io l'ho torti, capito? Smart proprio, smart, eh? Certo. Comunque, ma tutto questo per voi, ricordi che lo Stato con le tue tasse ti garantisce i diritti. Ma Luca, ma che cazzo stai? Se sa che siamo in uno Stato governato da mafiosi. Ah no, scusa, poi dopo metti le N-Wars, dopo qui andiamo. Comunque, uno Stato dato da ladroni. Nello si è accorto di una cosa importante. Cosa sto vedendo? Col Dragon Center già stava giocando. È vero, guarda invece qui come stiamo. Qui stiamo a Windows 98. Ormai ve l'ho promessa, vado a lanciare. Comunque, le N-Wars no. Comunque, siamo in uno Stato di ladroni che stanno in combutta per gli appalti. Se mangiano i soldi, vanno a fare la spesa, i vestiti, e nelle strade, zerattia, gliene frega, vanno con le auto blu, che la benzina la pagiamo noi, l'affitto di quell'auto la pagiamo noi, quando rinnovano il parco macchine la pagiamo noi, la polizia non ci la pagiamo noi, e non fanno una sega, quindi che cosa stai dicendo, eh? E non continuo la frase perché chi ha visto Colorado, cosa stai dicendo, esimia, e continuava la frase, lasciamo perdere, va, lasciamo perdere, stato ladrone, stipendi a 20.000 euro a salire, pensioni d'oro e vitalizi a vita, maledetti, bravo Giuseppe, scendiamo in piazza, andiamo a tirare le pietre a questa gente, va bene?
Allora, esimiate, bravo, zia Torso, la vedi che sai, abbiamo un debito pubblico enorme per colpa della corruzione, e l'Europa ci dice che fare. Esatto, noi eravamo un paese libero, potente e prosperoso, ci siamo ridotti a leccare i piedi alle grandi nazioni come la Germania, perché hanno deciso che la banca, i soldi, le cose gestisce tutto. Sfondiamo i 100. E che ho capito, però me rode. Abbiamo inventato comunque il buon gusto, il cibo, la moda, l'arte, abbiamo inventato tutto e stiamo a leccare. E no. Te dico che cosa? Alla Germania. Sai che c'è? Hai inventato tutto, ma non sei saputo mantenere, questa è la verità. Non ti sei saputo mantenere perché ci hanno governato gente che non ne abbiamo sparato. Un paese normale con tutti i bei posti che abbiamo noi, con la cultura del cibo, del vino, ci avrebbero campato, ci avrebbero guadagnato 7-8 volte tanto. Noi invece non si fanno prendere in giro. No, Reda, non è tratto di fisso. Me l'hanno portata. Come mi ha portato la tua, mi hanno portato pure questa. Questa era un travaso con pezzi presi da Amazon. Ci hanno costretto, va bene? No, l'abbiamo venduta una sola fino adesso di 5.700, uscita proprio dalla nostra. No, ma adesso ti sto per far vedere una cosa molto interessante. Quanti? No, aspetta, così no. Di mette 4K, no, 4K, che... 4K componenti, questo qui ha un 8700K appena montato, una Z390 H Gaming ROG Strix Asus, 16 GB di RAM a 3200 MHz, e X5700 XT Taichi 2. Allora, adoro il fervore di Stella, adoro la tranquillità di Fabio vicino. Sì, è vero, è vero. Peccato che non si vede zoomato, mo è troppo usato. Ah, cazzo, non si vede i gradi. Non si vede perché è troppo, te lo dico io. Mm. Partiamo da 80. Aspettiamo qualche secondo. Partiamo da 80. Sta 80. Ma come fa sta 80? Sta 82. Ho capito, ha appena iniziato. Ho capito, sta 82. Mo che vuoi da me? Ci vorrebbe mitra come gli anni di piombo, ci vorrebbe semplicemente che andiamo lì e dobbiamo cercare di togliere questa gente e metterci gente semplice. Allora, si accettano gente scommesse semplice. Da qui a 3 minuti a quanto sta sta scheda video? Sta a morire. Questo sta a morire. No, aspetta, mo partiranno l'evento. Blue screen a breve. Certo, l'avete messo leggero nel bench, o devo ammazzare? Comincia... No, il dito ce lo tieni ancora, però sta... Fra un po' qui cominciamo a fondere il ferro. Se volete, non touch my backplate. 110 dicono, 105. 110 no, 110 no, perché poi ti si stacca il video. 110 so da prima. Butta la pasta. Comunque, pure Kira, fanboy 105. Vabbè, Kira è uno abbastanza onesto. Se sa, mettici la moda sopra. L'ha detto. Me potete dire quello che volete, ma scade video. Grazie, Godam, intanto per il follow. Sta cosa è pure un po' abbastanza uno scandalo. Perché comunque queste 5-7 hanno tutti i problemi di temperatura. Pure quelle Uber Custom, queste tre ventole con la griglia da Cadillac. Intanto sempre. Cazzo. A quanto sta? 94. Ma l'ho lanciato! Oh! Avento hanno appena iniziato a girare, dovrebbe un attimino. Oh, 94. Dovrebbe un attimino. Allora, la Gaming X MSI al massimo, non avendo le 3 passo, bravo Kira. Ma senti. Li chiamavano i fabbri di Via Vassallo. Ah, sono vicino, ho detto 95, sta buono Reda che te sta stai. Stai con la scheda, prima c'era 7850, 7870, poi è passato un RX460, sta un attimino a traccheggiare. Ma il case che è chiuso, è muted, è chiuso, così, a casa, è così, evento le abbiamo messe. Simulazione casalinga, a casa tutto poi chiuso. Poi aspetta, a casa non lo tieni così sul tavolino, non penso proprio. Magari sta sotto al tavolo, magari sta in una condizione un po' peggio. Ci vorrebbero sì, Mark, ci vorrebbero sì. Quella scheda è ottima per scaldarsi i calzini. Beh, allora, qui sopra servizio d'asciugatura. Tra un po' sto da per forza. Ma che quanto sta? Ah, poi in alto si legge. Ah, 96, si legge in alto. Ah, non la vedo, lo riabbassa un po'. Ma è molto abbassi la blue screen. Eccola, lo leggete là sopra, regà. 97, 98, 96. È scritto in piccolo, ma dovreste vederlo. 96. A casa lo tieni chiuso, spero, senza polvere. Ma dove pescano l'aria? Da davanti. Da davanti, davanti c'è un'immissione d'aria, no? Questo ha detto, gli ha posto che mandava su Amazon, gli ha detto senti che manda io, perché va bene. No, ma è una scheda, regà, che di base lo fa, No, 5-7, ma pure quella la 5-7 lo fa. Ho fatto una storia su Instagram che è rimasta salvata, se volete andatela a vedere, e quella faceva 101. No, davanti è vero, minuto, non è mesh, quindi questo case perde un po', però c'ha delle fessure laterali per buttare dentro l'aria. È vero quello che dici tu, però non è né più nemmeno areato del 90% dei case, anzi, questo almeno sopra è aperto, ce ne sono alcuni che sopra sono chiuse, allora che faccio? Mi sparo.
No, sta a 97 gradi. Raga, è utile pure farvelo vedere, perché voi certe cose poi dai benchmark non le vedete. Io, utente medio, installo, dico, provo la scheda, faccio full mark. Che c'è scritto? No, 97. Basta. Voi poi pensate una cosa, prima stava montata dentro un case dell'HP sta scheda, eh? E usciva così. Cioè, questa qui non lo so se ce l'ha montata quando ha montato questa e poi ce l'ha portato. L'ha montata di là e poi ce l'ha portato per far travaso. Quindi immaginate prima in che condizione la gente a casa pensa di poter montare una scheda del genere. La prende, la schiaffi dentro. Raga, calcola pure che adesso è tutto fresco, nel senso che questa sta da 4 minuti così. Cioè, questa tra mezz'ora sta sopra i 100. Questa su Fortnite dopo 8 ore di stream si fonde. 98, secondo me te li superi. Cambia la pasta termica, se la cambi in paglia garanzia. No, c'ha la pecetta. La poi cambiamo in varia garanzia. Ma sono tutte le RX 57 così o solo questa casa? Io fino adesso ci ho avuto questa che ho testato e una Sapphire. E tutte e due. La Sapphire faceva 101. No, è vero, in gioco non è così stressata. È vero, V-Pain. Però ci sono dei giochi che la schiena. Okay, però ti faccio una domanda. Dopo che ci giochi 3-4 ore di pomeriggio, che l'hai infilato il case sotto dentro il tuo mobiletto ed è estate, no? E magari fuori ci sono 38 gradi, in camera tua 28. Come sta questa? Mo calcolo che qua dentro ci saranno 15 gradi. Questa è nuova minute, che ci vuoi? Un mese di vita sta scheda, eh? Io gli ho detto, secondo me rimane. Ma altro non è che te ne prendi un'altra e hai migliorato. Queste sono così, raga. Sono così. 99, quasi 100, quasi 98. 100. No, sui 100 si mantiene, sui 100 si mantiene. Comunque dice l'XFX è la peggiore. Attenzione, Radio Software ha rinnovato uno più pannelli. Ok, no, pensavo stava di Radio Software, si sta sciogliendo. 100, l'ha toccati. 100. Stacca. A 100 stacca. No, l'ha toccati, però riscende perché si regolamenta un po'. Sui 100 compariva Zanicchi, no, bravo. Si sta stabilizzando. Si riesce comunque, sta sui 100, raga. Eccola, 199. Mo fa 98. 100! 100, bravo. L'ho visto. Vai, vabbè, comunque sì. Come che senti sulle ventole? Sì, City. Sbragged. Silent. Io me la metto nelle bugie a mia. Eh sì. Bene. Mi sa che 100 si sente lì, eh. Ah. No, un po' ce la riesce. Vabbè, perché lì esce l'aria, quindi non è che diventa. Sta a 100, raga, lo vedete pure voi. Sta a 99. 99 in alto a sinistra ce la vede. In alto a sinistra è scritto GPU 1 temp 100 gradi pari. Manco. Però è giusto che voi vediate queste cose, così almeno diffondete il verbo. Quando vi dicono metti a 5007 che sì, voi dovete scrivere sotto. Hai visto che arriva a 100 gradi come niente? Dove? Leak. Sto da mobile, non vedo. Guarda, tanto. Vabbè, fidati. 100, ecco, mo l'ha presi proprio. Beh, oh, mo si sta a abbracciare proprio. 99, 100, 100. Beh, 100. Sì, ma sta più a 100 che 99. Fa un attimo. Ne va più a sta sui 99. Mo fra un po' questa qui se la lasci così anche 10 minuti va a 101. Gli tocca 101. Qui ce la legge 101, 100. 101, 199. Perché che non so, sta una stecca così, sì, 100. Sì. Più di così non c'è. Fatevi mandare da MSI il modello top loro e vedrete che è molto meglio. E mo la proveremo non appena ci capita sotto mano. Abbiamo provato Sapphire top di gamma, perché Sapphire fa i migliori custom sul mercato. 101. Cioè 101 io gli rimando, non posso giocare con 101. Esatto. 101. Mamma mia. 101. Mamma mia, babba mia. 100 secco, niente. È una delle più consigliate, lo so, raga, consigliano, lo sai perché? Perché non guardano nient'altro. Sai cosa ti dicono? Costa 350 euro, la trovi in offerta e va come la 2070 che ne costa 600. Anzi, scusa, costa 450 euro in offerta. 4,50, risparmi 150 euro rispetto alla 2070 Super e va uguale. La cosa che mi dispiace è che quando poi ti trovi queste cose, tu dici, guarda che... 101, a toccati. Toccati. Quando vedi una cosa e dici, guarda che qua scarica a 100 gradi, no, queste recensioni non lo dicono. Queste recensioni non lo dicono, però è così. È vero che full mark stressa la scheda come sì, nessun chiara, gioco. Però perché se io lo faccio con la 2080, massimo che mi scrive sono 82 e qua mi sta scrivendo 101? Sono 20 gradi ballano, eh? Insomma, capisci che... Con Seddi che nell'ultima vita ha detto, peccato che consumi 50 watt in meno. E consumerà pure 50 watt in meno, però... per me può consumare pure 200 in meno. Allora sto calore come lo generi? Se consumi di meno e i tuoi nanometri sono più bassi, perché mi generi questo? Manco se vuol dire che è dissipata male, perché a me mi sembra fatta pure bene questa scheda, non te posso dire. È proprio un problema di chip. Sì, la carica di 100. Vabbè. 50 che, 30 gradi di meno. Direi che 102, attenzione. Spegni, se no salta. Sì, questa è la morutta. Già, tanto di chiudo, 102 l'avete visto. 102 tutti. Ce lo facciamo bastare. Ce lo facciamo bastare,
è proprio dissipata male, non è chip, ma è un po' tutto, raga. Però è una scheda che tende a scaldare, non è solo perché è dissipata male, perché una volta c'è tre ventole, c'è il dissipatore LED pipe, eccetera, eccetera, deve dissipare. Cioè, 100 ne deve fa, capite? Ma no, ma ho capito. Che stai a fare? È la schermata finale, no? Ah già! Vabbè, perché della non leggo così. Ok. Sentire dentro, no, mo si abbassa. Io ho visto 103, Zimo addirittura 103. Mo se sta bene. Vabbè, comunque se la lasciavi ci arrivava 103, 105, ci andava, eh. Mo, sì, me, sì. Non me lo vado a sfondare, no, 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 non è la mia. Mo sta scende, piano piano sta scendendo. Detto, ti ho detto, ti dico una volta che l'ho travasato come so le temperature, adesso lo chiamo e dico rimane meglio là. Allora ragazzi, dai, ci siamo oggi, finiamo questa live. Io già ho staccato da un quarto d'ora, mi sono fermato solo per voi perché vi amo, perché vi voglio bene. Ci troviamo domani pomeriggio a casa con me alle ore 14, streameremo un po' insieme, giocheremo a Green Hell, non mancate. Se non l'avete ancora fatto, followate Sabbale dappertutto, trovate tutti i nostri link, tutti i nostri riferimenti, potete sabbarvi qui su YouTube, sì, grazie a Twitch Prime e su Twitch e su YouTube, anche perché abbiamo messo la possibilità di abbonarvi, abbiamo caricato 10 emoticons su YouTube, sì, venerdì le proviamo, per chi già c'ha la sub se ne potrà accorgere venerdì, per chi non ancora non l'ha fatto, che cosa aspettiamo? In arrivo codice sconto 5% per i sub su YouTube e il giveaway per chi ha vinto il giveaway. Adesso titoli di coda, ciao, domani Green Hell, non Escape from Ansia, va bene? Ciao a tutti, bravi ragazzi, ciao a tutti, buona serata.